Audio Nerd Show Buonasera, buonasera a tutti Ciao ragazzi. ragazzi, benvenuti, benvenuti a questa nuova puntatona, super puntata dell'Audio Nerd Show puntatona. Stasera c'è un sacco di roba da dire, eh? diciamo che quest, questa puntata è per tutti quelli che <ride> ci chiedono continuamente ma giustamente eh, perché non tutti possono seguire tutte le puntate che abbiamo fatto quindi volevamo fare una puntata riassuntiva dove parlavamo dove parleremo delle cuffie come usare le cuffie per mixare per fare mastering tutto e quali... di più su cuffie amplificatori i modelli per le cuffie. consigliati amplificatore modelli, sì amplificatore, fascia di no. prezzo Cosa, tu, che differenza c'è tra una, una e l'altra, le varie tipologie di cuffie, insomma, praticamente una masterclass sulle cuffie. Esatto, e, ehm, e chi, chi potevamo invitare se non eh, Francesco, se. Donald Campbell, che gli facciamo già un applauso, sì, eh, sì, grande master engineer e esperto di cuffie che verrà a spiegare a tutti noi quali sono le varie tecnologie utilizzate, cosa bisogna tenere d'occhio quando si acquistano le cuffie, eccetera, perché ricordiamo che le cuffie sono una cosa molto personale, come le casse, quindi non c'è un, un assoluto. No. Non c'è meglio o peggio, però sapere più o meno che differenza c'è tra una e l'altra, perché quella funziona meglio così, perché quell'altra si sente più veloce, perché quella lì suona più rotonda, eccetera, eccetera. E poi... Regaleremo anche un plugin eh, eh, come al solito. Tanto per cambiare, <ride> esatto. le regaleremo il nuovo PSP console Q, console Q che è praticamente un equalizzatore derivato dalle console AMEC. È la versione 2, per... <ride> è la versione 2, perché ehm, era già uscito. Questo plugin tempo fa, ma dopo ne parliamo. Dai. Sì. Lo vediamo adesso nelle news. Facciamo un po' di saluti, però, prima di tutto, ciao Ivan Drums, Studio Caino, Sfera Project, Caius, Stefano Ragni. Ah, scusa, Stefano... a proposito sì. di Sfera, eh. c'è uno che ha fatto un commento che ho adorato ti adoro sei il, mi <ride> sei il mio idolo perché <ride> mi ha detto Max scegliti un insulto che vuoi per la storia di Sfera <ride> ha ragione, ha ragione. <ride> No, lo capisco ma no. come l'ha detto è veramente geniale ti saluto <ride> eh, però l'insulto sceglielo te mettimelo mettiamolo nei commenti <ride> Allora, eh, Stefano Ragni si è abbonato per il 25 mese. Numero uno, e, Stefano Ragni. Facciamo un applausone, grazie. Forse Stefano non l'abbiamo neanche fatto i 25 mesi. <ride> Lui era già abbonato prima. Era già abbonato prima. Sì. Poi, poi, Flavio, c'ho una certa, Dave Star, Sebastiano, il riverbero, Johnny Lizard, Eddie, Cubo Fa Cose. Stefano, Ivan Zora, Nvidia Records, Bluesman, Manu Project, Wonder Wheel, Enzo, Loris, J JSPN Studio. Buonasera, benvenuti a tutti ragazzi. A questo punto direi di andare direttamente con la sigla. Vai. Vai, regia. Ciao Steven, ciao. Benvenuto. Max, qual è la prima notizia? Allora, le, le, prima le notizie importanti. La primissima è che, siccome noi nella vita oltre a fare questa roba qua, in realtà facciamo mix e master, produzione, eccetera, però principalmente mix e master. E in questo periodo i nostri servizi. Principalmente di mix facciamo master, i pisolini. Sì, no, cioè, no il professionismo totale e il pisolino poi oh, tra, un pisolino ancora, e sì, tra un pisolino e l'altro siccome non ho ancora trovato un modo per farmi pagare per fare i pisolini dovrei forse farmi sponsorizzare Dovresti da una ditta di con, robe così. con esatto, di, materassi. di materassi cazzo sarei il numero uno <ride> e, i nostri servizi di Mix e Master sono scontati in questo periodo quindi se qualcuno fosse interessato a questa cosa qua va sul, sul sito recamix.it servizi online e lì c'è la pagina con tutto spiegato con esempi delle cose che abbiamo fatto i prezzi eccetera eccetera l'altra notizia importantissima è che la nostra masterclass sul game staging è ancora super gratuita sempre su reckmx.it nella sezione free, free content. content e potete scaricarla gratuitamente guardatela e fateci sapere cosa ne pensate eh, ne hanno scaricate una camionata e devo dire per ora tanti feedback positivi quindi siamo contenti bene adesso ecco, possiamo passare solo... alle notizie Poi, secondarie se scusa devo fare un sorso dalla mia non so se si vede? <ride> <ride> E, per, allora, per chi è su YouTube, non so se quando siamo in diretta si vede, ma dopo, sì. eh, lì, lì di fianco vedete che c'è tutto il nostro, il nostro nuovo merchandising. Eh, se, ci saranno se anche va, delle edizioni limitate. Eh. Ci Proprio. saranno delle edizioni limitate a brevissimo. Per ora ci sono queste, eh, se, se vi fa piacere acchiappatele. Va bene, andiamo con le notizie minori. Sì, <ride> scherziamo, scherziamo ovviamente. Allora, direi di partire con il nuovo Console One che ha fatto molto parlare di sé. Lo vedete qui, non è, ehm, non è ancora uscito, è un'anteprima, però ne hanno già parlato tutti, quindi ne parliamo anche noi. Anche perché è cambiato tanto. Innanzitutto... Vedete che vediamo se trovo una foto un po' più una foto. Eccola qua, perfetto. Vedete che ha due schermi dove si vede sia la, la curva di equalizzazione, poi la gain reduction meter. E può visualizzare diverse, possono essere visualizzate diverse cose su questi schermi. Eh? Quindi viene un po' meno il concetto che era di Console 1 che come mettere le mani sul mixer dove non si può vedere niente, in teoria. Perché se volete visualizzate il suo software, lo vedete comunque. Però il concetto iniziale era quello di avere come un canale di un SSL dove eh, non hai la visualizzazione della curva. E questo ti portava di più ad utilizzare il cervello, la parte sinistra del cervello, giusto Max? Destra. Destra. No, sinistra. Quella... Il cervello destro governa la parte sì, sinistra giusto, del bravo. corpo. Quindi il sì. cervello destro più istintivo. Sì. Okay. Il cervello Al sinistro di... è quello razionale. Al posto di usare la parte razionale come siamo abituati guardando i numeri, eccetera, il plugin, la curva, eccetera, eccetera. Tra l'altro quindi... è stato provato anche che quando con gli occhi andate a cercare qualcosa è già cervello sinistro. Quindi eh, il fatto che ci siano questi schermini e, e voi andate a guardare è lì, è il cervello sinistro. Poi quando ascoltate il cervello destro e rimbalza di qua e di là. Mentre prima che non c'erano gli schermi, magari usavate un po' più il cervello destro. Questo tanto per insomma, ragazzi. Sta frizzando perché Bluesman mi dice che sta frizzando. Intanto faccio un po' di saluti. Ciao, Luigi. Ciao, Davimant Mant. Nico X, ciao. Stefano Ragni, tutto bene, bene, perfetto. Allora, eh, andiamo avanti con uh, Console One che non avrà più di serie, diciamo, la, um, la Channel Strip SSL 4000, che potrà essere utilizzata lo stesso con la nuova Console One, ma va comprata a parte. Eh, certo. eh, se avete già la vecchia console one vi comprate quella nuova se la tenete potete usare la console 4000 perché siccome la console 4000 SSL 4000 va insieme alla vecchia console one se vendete la vecchia console one vendete anche la licenza della SSL 4000 mm. quindi quindi o ve la tenete questa, questa se... è una notizia importante sì. che non è detto che fosse così chiaro mm. eh no non è, non è così chiaro poi in realtà già ci sono state un mare di polemiche di cose quindi SoftTube ha detto che cercherà di mantenere la compatibilità al massimo possibile tra quella nuova e quella vecchia. Anche perché quella vecchia aveva un prezzo intorno ai 400 euro, diciamo. No? Mentre questa nuova va, su va subito sui 1000 euro, 950, quindi un'altra un fascia di prezzo, un altro tipo di controller, anche se in realtà è più o meno lo stesso al posto di avere il, l'SSL 4000 di serie, avrà invece un nuovo, una nuova channel strip che comprende anche la sezione di tape saturation e preamp prima della, della channel strip. Quindi, sapete quando abbiamo fatto il live mixing vi facevo vedere come Uh, si mixava una volta no? col segnale che ritorna dal registratore a nastro e va dentro la console. Quindi prima bisognava mettere il suono del, del registratore a nastro, poi il preamplificatore per simulare questo routing. Qui l'hanno già compreso nel nuovo console One, in più per ogni sezione, quindi Shape, che sarebbe il gate o transient, um, shaper, l'equalizzatore e il compressore avete due. Uh, istanze diverse. Quindi potete usare due equalizzatori in vari punti della channel strip, due compressori e poi avete diversi tipi. Per esempio, l'equalizzatore c'è cioè quello modern e quello vintage. Il compressore c'è cioè, VCA 8, e uh, forse Tube adesso non ricordo più quale. Però, comunque è una nuova channel strip. Che se volete, potete utilizzare anche con la vecchia console 1, non Pare al momento, ma magari lo implementeranno all'ora dell'uscita, non in questa modalità dual. Però se volete potete acquistarlo e utilizzarlo anche col vecchio console one. Se volete fare delle polemiche andate su Gearsluts o Gears, Gearspace come si chiama adesso e scrivete perché il prodotto non è ancora uscito e pare che Softube sia abbastanza ricettiva in questo momento a tutte È le critiche sì. <ride> quindi se volete fare delle critiche fatele adesso ah, a proposito non comprate il console one fader adesso non lo comprate perché nelle immagini che hanno fatto vedere c'è anche il console one fader nuovo che uscirà anche quello tra poco quindi se volevate comprarlo, aspettate un aspettate attimo. Aspettate un attimo. Sì, anche perché perché o quello comprate nuovo, quello nuovo eh. o comprate quello vecchio usato a, al sì. 30% meno, almeno. Anche perché quello nuovo, dalle poche foto che si vedono in giro, vediamo se ne trovo qualcuna qua. No, non si vede, ma pare che abbia. Una, una strip sopra i feather con i display, cosa che quello vecchio non aveva, quindi pare, eh? pare da quelle poche immagini che ci sono in giro. Quindi io direi comunque di aspettare se volete fare questo tipo di acquisto. Anche perché, come dice Max, se per caso lo volete comprare, aspettate che esce questo, quello, quello vecchio ve lo tireranno dietro, eh sì. Mm. fa cose, Ma console, la console one serve per avere un feel analogico o dà effettivamente un sound analogico? È in teoria. Tutte e due le cose. In teoria come tutti come quasi tutti i plugin arrivano fino a un certo punto. È più il concetto del workflow analogico di, di muovere i potenziometri. Appunto, come dicevamo prima di eh, andare più su quello che senti che su quello che vedi. Prima era così, adesso anche però un po' meno. Sì, vabbè, non è che sì, non è che vedere così, quei due scarellini Tanto ormai la, siamo tutti sì. più che abituati a vedere la curva di equalizzazione. Va bene, andiamo avanti con le news. Vai. È, usci è uscito il nuovo SM7dB. Che è l'SM7 della Shure in tutto e per tutto quello che vedete quello qua, lì. ma con un preamplificatore già incluso. Anzi, perché uno dei, uno dei problemi del uh, SM7 eh, è che è un'uscita molto bassa. Quindi dovete spingere tanto il preamplificatore, se il preamplificatore pre non è di gran qualità, vi tirate su rumori di fondo e, e tanto altro. Quindi molti utilizzano quei preamplificatori esterni che si attivano con la Phantom Power, che davano un boost un pochino al segnale. E quindi Sure finalmente ha pensato di includerlo, ovviamente maggiorando il prezzo. Però, eh beh. però è una bella aggiunta, secondo me è utile, potete dare un boost di 18 dB o 28 dB. Basta. Oh, no. Basta attivare la Phantom Power e accendere il circuito, se no lo potete usare in modo classico come il, l'SM7B classico. Poi eccolo qua il plugin di PSP di cui parlavamo prima perché dopo lo regaleremo, quindi state con noi. È una, un equalizzatore 19 anni fa, ben 19 anni fa. PSP aveva fatto una serie di equalizzatori, tra cui il Console Q. Questi equalizzatori andavano a ricreare il sound di famose macchine. Questo, nel particolare, è stato rimodernato con, innanzitutto, un display che fa vedere la curva di equalizzazione che prima non c'era. E con dietro un analizzatore di spettro. Poi l'algoritmo è stato un attimino rivisto. L'equalizzatore suona molto bene e deriva da delle macchine, di, degli mixer Amec. Non è dichiarato esattamente quali macchine siano. La cosa interessante è che ehm, prima le frequenze erano a step, ora agendo sul grafico oppure con lo shift si può andare a tutti i valori, su tutti i valori intermedi agli eh, step. Però l'equalizzatore suona molto bene, magari lo vedremo in qualche Noi modo. Noi siamo benissimi. grandi fan di PSP. Mm -hmm. Poi, Studio One è uscita la versione 6.5 che include ora tutta la possibilità di mixare in Atmos. E quindi anche Studio One va verso l'Atmos. Stanno andando tutti verso l'Atmos ormai. Sì, tranne Tranquillamente denti. <ride> esatto. esatto. No. Non si può dire questa cosa. Beh, un po' si può dire. Eh, nel non si senso può dire. Che, ma io lo dico lo stesso. Cioè, eh, mi piacerebbe sapere quanti utenti ascoltano effettivamente in Inatmos. Allora, facciamo un sondaggio dai. Visto esatto. Che tra di voi che comunque siete tutti dentro questo mestiere. Quanti di voi ascoltano in Atmos o, o in binaurale? Sì, o con le cuffie. O avete uno studio Atmos e ascoltate in Atmos? Dai, scrivetelo le... qua nei commenti, dopo ti somme. O anche con le soundbar, cioè chi ascolta sì, in Atmos. E in chi... qualsiasi modo esatto. Eh. Scusa, faccio prima a dire, scrivete solo quelli che ascoltano in Atmos perché sta arrivando <ride> di tutto. Io no, io no, io no. Vabbè, adesso mi telefona Gianni e mi, e mi insulta. Lo so, Gianni, perdonami, devo fare l'antagonista. Ci, ci, te, ci, ci telefona la Dolby sì. e ci toglie quei 100.000 euro al mese che ci paga di sponsorizzazione perché sapete che noi certo. abbiamo un freno. Sì, sì. sì, Sfera Project Max dovrà pagare la pizza tra un po'. Avevamo messo una data di scadenza Avevamo messo una data di scadenza e, a, allora io e magari anche, mi ricordo e anche, male. è anche una, una, um, uno spago di acque, diciamo? No? Sì, però io mi ricordo male. Sì, ma non l'ho già pagata sta pizza? No, no, ah, quella è ancora. Era per no. altre cose. Eh, cioè questa <ride> non l'ho ancora pagata. Non l'hai ancora pagata. Ah. Mi sa che è arrivato il momento però. Non ancora, non, no, ancora. Abbiamo, non mi ricordo quando cazzo avevamo da fine anno. Avevamo detto, Eh, non lo so. Devo andare sì, mi sembra che era fine anno. sì, Mi sembra che era fine anno. Se entro fine anno non succede una certa cosa, io devo pagare la pizza. Vabbè, comunque, se succederà che Max pagherà la pizza, lo vedrete nelle nostre storie. <ride> lo vedrete sicuramente. Faremo se, vedere se anche la Se pagherà la pizza, lui o la pagherò io. Poi vi, vi, rendere, vi spiegheremo tutti. esatto. Tutto. Andiamo avanti con le news. È uscito il nuovo, i nuovi plugin Drama e Voxa di Acoustica Audio creati in collaborazione con Salvatore Addeo, famosissimo mixing e mastering engineer. E che salutiamo, ciao Salvatore. Ciao Salvatore. E Improve Your Mix. Praticamente sono due plugin dedic Drama dedicato alle batterie. E Vox dedicato alle voci che ricreano, diciamo, il workflow di Salvatore dentro le sue macchine analogiche. Il suo banco SSL 4000, e con un semplice potenziometro di mix e a qualche altro piccolo controllo, ricreate il suo sound in un modo, La sua catena, diciamo sì, in un modo molto efficace e semplice S sono scontate. Fino al 9 ottobre tutte e due, ma se li comprate tutte e due, c'è il pacchetto che vi costa ancora meno. Quindi scaricate la, la qualità demo. è sempre altissima, perché è acustica audio. Quindi il è la cosa più vicina a un sound analogico. Come diciamo sempre, scaricatevi le demo e provateli sui vostri mix, sul, sulle vostre produzioni, e poi vedete se è il caso e secondo oh. noi, è il caso poi rimaniamo in Italia sempre perché è uscito un nuovo pacchetto di Overloud per il suo THU che è la suite per chitarra di Overloud questa volta in collaborazione con il famosissimo Marty Friedman di cui Max è un fan di Marty Friedman sì, dei Megadeth mm, <ride> beh, non ha suonato tanto. solo con i Megadeth no, Marta. infatti di Marty, Fri cioè, Marty Friedman non si discute dei Megadeth, adesso mi beccherò gli insulti di quelli che mai... <ride> non sono mai stato ma, un Max non fan ha Day mai Megadeth. ascoltato Rust in Peace cioè no, l'ho ascoltato ma non mi piace ah, nonostante, no, nonostante se... no, lui, lui preferisce Sfera e Basta no, adesso, non esageriamo <ride> però eh... Scusa, è, me, è meglio Sfera e Basta o Rust in Peace è eh, Rust in Peace cazzo ah, va no, bene mamma. tutto cioè, per, per me no allora per chi per me per o, te, per, te. Cioè, per me non va bene. sono ovviamente me. opinioni personali ragazzi per, per me no no nel senso che per un ragazzo di 20 anni eh, probabilmente eh, Rust in Peace è una roba da da, eh, da però, vecchi bacuchi però eh, molti considerano Rust in Peace un capolavoro del genere io no e poi Dave Mustaine non mi è simpaticissimo. Io sì, Anche... io sì invece. Secondo me. Eh no, lo so, lo so. Del... Lo del so. Quasi tutti quelli della tua età lo considerano così. Eh... Io non preferivo gli anthrax, ecco diciamo. No, 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 un altro sì, livello sì. Bravo Stefano Ragni. Sì. Lui lo adora. Eh no, no, capisco. Ma perché Questa alla è tua età? la puntata degli insulti a Max. <ride> poi dai andiamo avanti marzo. comunque Martin Friedman è un chitarrista veramente coi fiocchi andiamo avanti aveva fatto anche dei pedalini eh? poco Mi tempo fa di sì. Sì, sì. Aveva, fatto valvola. Valvola. Sì. aveva fatto qualcosa aveva fatto qualcosa però sono passati un po' mm. così non sono non bravissimi non nel comprato. market no. no strano vabbè Forse non l'hai sentito più di due volte. <ride> no, infatti, talmente non mi ricordo neanche di cosa si trattava, quindi non, non doveva aver fatto tutto sto grande scalpore. Allora, andiamo avanti. Se vi manca un Pultec, è uscito un altro Pultec. Diciamo che non ne sentivamo così tanto il bisogno. No, no, il Pultec non bastano mai. E eh, allora è uscito per te, Max, il nuovo Pultec di Audified mm. che si chiama 1A Equalizer. Che è un Pultec in tutto e per tutto. C'è un meter che misura la saturazione al posto di avere la solita uscita. E poi abbiamo un potenziometro per la calibrazione: sì, meno 18 dB, sapete quella cosa lì, no. Che te l'ho detta all'infinito, <ride> però, se non l'avete ancora sentita e volete dei chiarimenti, scaric scaricate gratuitamente eh, eh, Masterclass, Gain Staging Masterclass, esatto. dal nostro sito archemaix.it. Poi c'è un nuovo plugin di Plugin Alliance, che si chiama VAC Attack. che Per chi che non è una parolaccia, no che è derivato dall'Inward Connection Vacrack che non fanno più o discontinued insomma, sì. che è un uh, compressore valvolare molto che è stato molto apprezzato e usato da tanti mix engineer. Questo è commercializzato da Plugin Alliance, ma è fatto da Mixland. Quindi Beh, Plugin Alliance aveva già fatto un po' di collaborazioni, tipo i plugin di Lindel non sono fatti direttamente da Plugin Alliance. Quindi... Eh beh, plugin sì. Alliance è proprio perché è un raggruppa plugin Alliance un, esatto, raggruppa una serie di, di marchi sotto il suo tetto mm. eh, e eh, li commercializza, eh, ma senza averli progettati. Il plugin sembra molto interessante, dicono che eh, si avvicina molto molto all'originale. Vedremo, lo proveremo e vi faremo sapere. Comunque, se lo volete provare, scaricate la demo, se avete l'abbonamento, un qualsiasi ce abbonamento ce l'avete già. Se non avete l'abbonamento, è scontato a 179,99 al posto di 249. Io ne prenderei due così li usate in stereo. È già stereo, no, sì, ah, è prendine botta. quanti? 5 così fai sì. l'Atmos. Sì. Sì. <ride> 12, <ride> bravo. Va bene. Lui... Ah, poi è uscito il um, L'Ox Stomp di Universal Audio che è praticamente un pedale che carica le loro IR, che qui chiamano Dynamic Speaker Emulator. Non sono IR, infatti. Sì, va non sono le... Non saranno IR... Beh, la tecnologia che utilizzano non la sappiamo. No, però, cioè, non sono come le IR normali, però sono delle casse... Sì, che suonano sono simulazioni di casse. Sì, esatto. In questo pedale potete um, avere due microfoni e per ognuno selezionare il tipo di microfono. Il volume, anche il pan attraverso il software. Attenzione, che non fa da load per le teste. No, no questo no. è molto importante. Quindi, se avete una testa e invece dell'Ox vi volete comprare questo pedalino qui, non va bene. No, A me, se non lo volete far esplodere. Se lo volete esatto. far esplodere, no, esplode la testa, esplode la testa dipende chi esplode prima. Insomma ma questo è pensato per, per le pedal board con, con un preamplificatore eh, o con dei pedali che fanno simil preamplificatore per, per poi mettere la simulazione della cassa e andare in diretta come altri plugin che ci sono ce ne altri, sono, altri ce ne sono, sì, sì. pedali ormai che sì, ci sì, sono sul sì, mercato ce ne sono. ce ne sono tanti, se vi piace l'OX ma non avete bisogno del sì del come si chiama che non mi viene in mente del carico dell'amplificatore del loader canico, dell sì, dell potete prendere l'Ox Stomp poi c'è cioè, l'ultimo prodotto il penultimo che lo lascio tutto a Max perché è una settimana che me ne parla Ma ha fatto una testa così è, <ride> è, 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 il, è, il, è il prodotto che ha fatto nel mondo della chitarra ha fatto molto scarpore è il Friedman eh, IRX, cioè mi telefona che... la notte per dirmi cosa c'è. Eh. È importante. Mi bisogna essere, me... sul, bisogna <ride> essere sul pezzo. Allora, eh, secondo me, a parte il come suona, che secondo me suona molto bene, da quello che ho sentito, perché io ancora non ce l'ho, eh, da quello che ho sentito suona molto bene, ma a parte questo, è veramente progettato in maniera quasi perfetta. Perché, intanto che cos'è? È un preamplificatore a valvole, non è un pedalino, è un preamplificatore a valvole eh, con un circuito che fa lavorare le valvole con una tensione più alta, eh, cioè con la tensione giusta, eh, e in più è due canali. Uno è un canale più plexi e uno è, è il classico canale BE del Friedman, che quindi diciamo è un suono Marshall spinto high gain. E eh, in più, cosa ha? ha la possibilità di utilizzare delle IR, tre per ogni canale e una simulazione di eh, finale. Quindi è in tutto e per tutto una testa per andare in diretta quando si vuole registrare e, e, e avere il meglio dei due mondi. Cioè avete un, un front end eh, analogico a valvole. Molto figo perché, perché se voi utilizzate dei pedali per eh, spingere l'amplificatore, con gli amplificatori lo potete fare, con le cose digitali non lo potete fare perché lo zero digitale o lo zero digitale. Quindi se voi volete usare un boost per fare drivare di più la preamplificazione della testa col digitale questa cosa non si può fare. Con questo preamplificatore si può fare. Quindi eh, voi avete la preamplificazione completamente analogica e a valvole. In più avete la possibilità di avete già le IR e già la simulazione del finale per andare in diretta e registrare secondo me il suono di chitarra come dovrebbe essere. La altre due figate, se andate dal vivo, voi avete la possibilità o di andare direttamente così come ho detto, e quindi andare ehm, al mixer e sentire così il vostro suono, oppure potete anche uscire dal send perché ha un send return, uscire dal send la qualcosa. Ehm, e, e, esclude automaticamente sia le che il, il finale ed entrare nel return di un amplificatore qualsiasi che abbia il send return per usare il finale reale dell'amplificatore in questo modo avete un amplificatore a cosa serve questa cosa spesso quando si fanno eh, quando si va in giro a suonare e non si ha troppo la possibilità di portarsi dietro un amplificatore Tendenzialmente si fa una pedaliera con cui si fanno i suoni e poi si, si chiede al, al service di far trovare sul posto o un fender o Thread deluxe o qualsiasi altro amplificatore che abbia un canale pulito dentro il quale voi entrate e, e, fa, e fate il vostro suono con i pedali. In questo modo. Eh, in quel modo lì siete un po' sempre dipendenti dall'amplificatore perché entrate davanti, avete lo stadio di preamplificazione dell'amplificatore e lo stadio finale dell'amplificatore. In questo modo lo stadio di preamplificazione è sempre il vostro suono e lo stadio finale è quello dell'amplificatore che, che vi mettono a disposizione. Molto comodo, molto intelligente, molto pensato per chi effettivamente utilizza questi, questi tipi di device. Quindi perfetto per chi registra in studio. Perfetto per chi suona dal vivo. E, e secondo me è anche prefe, perfetto il price, uh, il pricing. Perfetto secondo me. 599. Sì, qua in dollari è 499 sul sito, sì. però in, 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 Europa, Europa, in si trova, Europa pare sì. che sia 599. O qualcosina meno. Mm. Ultima news. Ultima news. La versione limitata del V8000 di warm audio che sarebbe l'emulazione, l'emulazione. la copia del sony c800 g tutto d'oro quindi se siete dei tamari esatto. è arrivato il vostro momento <ride> che... e potete comprarvi il v v8000 tutto d'oro bene no aspetta que... ce n'è un'altra che ci stiamo dimenticando, l'fl studio ah sì, non l'abbiamo detto la settimana ah. scorsa cioè, abbiamo detto una parte che nella nuova sì, esatto. beta di FL Studio c'è una suite di mastering uh, che si può attivare sì, durante l'esportazione, però, il nuovo FL Studio divide anche già in automatico. cioè Divide le varie divide in stem. Eh, qualsiasi traccia mettiate dentro. Quindi se scaricate. Sì. Eh, se scaricate un campione, diciamo, che ha più parti al suo interno, cioè la batteria, eh, il synth e una melodia, eh, FL Studio vi divide eh, tutti questi strumenti in modo che possiate poi, in, in fase di, di composizione, utilizzarli come vi pare. Eh, devo dire che è una gran figata. Sì, anche Avid ha annunciato che lo includerà nel 2028. Però. Nel 2028, sì. sì. d'altro sì. sì. canto, <ride> Avid ci mette, <ride> ci mette sempre un po' di tempo. Beh, diciamo che eh, quelli come FL Studio, questi software, sono un, un po' più spronati a, ad acquisire eh, fette di mercato e quindi vanno violenti con l'innovazione. Eh, Avid probabilmente ha tutta una struttura che ci mette un po' di più a... A, a implementare queste novità, certo le do stanno cominciando a implementare tutta una serie di, di cose che si fanno con l'intelligenza artificiale. e Vedremo dove andiamo a finire. insomma Bene, detto questo, io direi di aprire le domande. Se ce n'è sì, vai regia una domanda per. Andy domanda per Andy Ma Max, è una, è domanda è per Andy Max una domanda per Andy, Andy Max è, è, è. allora intanto un applauso a Ivan ah, Drums un per la sigla e ho visto qua nei commenti che è successo qualcosa tra Ivan Drums e Marty Friedman avete litigato? cosa è <ride> successo <ride> Ivan? <ride> ha scritto peste corna Ah, su Marty Friedman. Sì. <ride> Magari l'hai beccato nella giornata, no. <ride> eh, è rockstar. Allora, c'è Giovanni Ciocca che vende, se a qualcuno interessa, questo è il mercatino di Rec Mix, <ride> vende una licenza di AmpliTube 5 Max perché lui ha comprato il total bundle e quindi c'è una licenza in più. Se interessa, contattatelo. Sì. Andate sul suo TikTok che fa anche degli ottimi contenuti così già che ci siete lo seguite. Uh, Sfera Project volevo sapere cosa ne pensate del compressore Goli Cross Compressor Q. Ha un sistema di compressione particolare. Mi sembra che l'avevi detto anche qualche settimana fa, può essere, ma. Non l'abbiamo ancora provato. Non l'abbiamo ancora guardato, quindi. Me lo segno, fa nei miei il mio taccuino sì. virtuale andiamo mio macchina <ride> esatto. a scrivere virtuale lui, lui li segna poi <ride> sì. però non sa dove l'ha segnato no no perché, lo scrivo cioè... qua nel foglietto il problema poi ah. è di trovare il foglietto esatto <ride> esatto mandami un link su su, su instagram, instagram o facebook che così lo guardo certo adesso fra un po' arriva l'ospite prima arriva ci arriva, sono, eh, arriva, non, arriva ci sono le rubriche standard poi arriva l'ospite non ti preoccupare come fa cose Vediamo Lorenzo Cubo domanda su sul vostro template mix template la parallela del dbx 160 perché non va al mix bus ma torna sul drum bus e poi quali send in prefeder e quali in post allora i send sono tutti in post fader. La parallela del DBX 160 torna sul bus della batteria perché a volte questo, questa compressione parallela può dare dei transienti molto violenti e quindi ritornano sul mix bus della batteria per controllarli insieme ai transienti di tutta la batteria. Perché il suono, cioè tutte le parallele finiscono poi eh, sul drum bus perché il suono finale della batteria per noi è l'insieme di tutte quelle parallele. Poi se si fa qualche trattamento eh, sul drum bus lo fai al suono di, di batteria nel suo complesso. E, e questa è un'altra ragione, oltre a quella che ha detto Andy, per cui quelle parallele poi vanno nel drum bus prima di andare nel mix bus. Eh, Bivmania. Eh, sarò nostalgico. Ma un anno fa, aspetta, aspetta che ci sono. Tornavo felice da Milano e pensavo che straordinaria giornata avevo passato con voi. Ah, ma una grande. versione 2.0 della Masterclass è perché era, forse era il primo ottobre. È stata. Può essere, sì, può sì. essere allora, mitico, un applauso, prima a tutti esatto, quelli che hanno partecipato. Mitico. Sicuramente faremo una versione 2. Sì, sì, una versione 2 la faremo. Diciamo che in questo periodo siamo un filino. Un filino oberati. Oberati. E, e quindi non, non abbiamo avuto il tempo di pensare eh, a organizzarla, diciamo. E anche a fare magari qualcosa eh, di un, non proprio uguale a quella dell'anno scorso, perché se no è uguale a quella dell'anno scorso. Johnny Lizard, mi piacerebbe una vostra valutazione riguardo alla nuova modalità di mastering di FL Studio, che tra l'altro è ancora in beta. Io l'ho provata e la trovo migliore del mastering automatico di Ozone Elements e del servizio di mastering. Intendi di quelli streaming. Un vostro parere sarebbe interessante. Non, noi non usiamo FL Studio, quindi non l'abbiamo provato. Esatto, non l'abbiamo provato perché non utilizziamo questo software. E se tu l'hai provato ed è, ed è migliore, cioè FL Studio di solito fa le cose fatte bene, quindi sicuramente eh, sarà ben fatto. E poi, sai, sono anche, anche lì, probabilmente dipende dai generi poi. Qualcuno si trova bene con quello di Ozone, qualcun altro meno. Eh, secondo me, il mio consiglio, se usate quello di Ozone, è di considerarlo una specie di punto di partenza per poi finalizzare la cosa. Eh, non, non lo userei che, che gli fate fare il mastering e, e quello è. Lo userei come appunto un punto di partenza ben ben avviato diciamo però un fine tuning va sempre fatto e quello della waves invece se, se vai a rivederti forse l'hai vista la puntata di giovedì scorso due giovedì fa di due giovedì fa eh, andy ha fatto una una, una battaglia, una sfida, ecco, non mi veniva la parola: una sfida all'ultimo sangue tra il suo il master fatto da lui e il master fatto da, dal sistema automatico, di dal servizio automatico di Waves. Non dico niente, andatela a vedere. Cioè. Scusa, ridevo perché Ivan mi ha, mi ha scritto perché ha litigato. Eh. No, non è vero che ha litigato. Ah. Eh, ha partecipato a una clinic dove c'era Marty Friedman. E, ah. e, Diciamo che non era molto disponibile sì. e molti chiedevano di fare dei pezzi di Megadeth e pare che lui non... E beh, probabilmente... Eh, un po'. Ci sono delle questioni personali. Beh, diciamo che... A quel riguardo... Dave Mustaine non è molto... Non è tra i non più è, simpatici. Non è famoso eh, per la simpatia. Non è, esatto, non è famoso <ride> per la simpatia e per l'affabilità. Uh, Michele, ho notato durante i vostri live mix che tendete a passaltare so bello questo verbo passaltare solo quando è necessario. Ad esempio, sì. sulle chitarre, anche se c'è roba che suona sotto ai 100, non sempre le filtrate. Come mai? Perché eh, soprattutto sulle chitarre, eh, sotto i 100 c'è tanta roba a meno che uno non faccia funky eh? però generalmente nelle chitarre distorte eh, le basse vanno controllate e devono essere state registrate bene però sotto i 100 ce n'è di roba e quindi mh, ba, cioè eh, com'è che l'ha detto? lo passare saltare eh, così a 100 eh, mh, così di default secondo noi non è una, una pratica corretta. Eh, è bene ascoltare il suono della chitarra e, e di solito lì sotto c'è un po' di ciccia che, che serve per, per dare poi il corpo generale del suono. Bisogna stare attenti a non andare in conflitto con il basso, però ecco mh, quando Usate l'iPass filter, fa fatelo perché serve e fatelo ascoltando, non andate ehm, di default su un, un, una certa frequenza perché così qualcuno ha detto perché dip dipende dal tipo di suono. Appunto, se è una ritmica funky, tutta, tutta sugli acuti, magari eh, taglia anche di più di 100 Hz. Però dipende dal tipo di suono e, e dipende da. Che cosa sta facendo in quel momento nell'arrangiamento la chitarra? Sì, poi bisogna vedere anche il pezzo quanto è pieno. Esatto. Cioè, se ci sono pochi strumenti, comunque non è che bisogna equalizzare e, e, e passaltare tutto. No, cioè anche quella roba lì fa ciccia. Se vi sì. manca un po' di pienezza, comunque voi, anche se mettete un, un passa alto a 100 Hz, questo andrà a tagliare anche un pochino più su. quindi vi perdete un po' di ciccia che comunque può ingrossare il mix sì. dipende dal genere, dipende dallo sì, strumento, dipende da, da tutta una serie di questioni dipende se le chitarre sono accordate basse, se sono delle sette corde o se, se è un genere metal, se è rock, se dipende dalla tonalità eh, perché chiaramente se è droppato in re eh, bisognerà andare un po' più in basso se, se il pezzo è in LA probabilmente in la standard eh, si può tagliare un pelino più su però ecco assicuratevi di non andare a portare via suono perché quel suono lì serve allora le ultime domande poi andiamo con, uh, con la giveaway allora um, riguardo al template Studio Caino, tutti gli effetti tornano nei bus dello strumento o qualcuno va al master? Allora, Studio Caino, eccetto il DBX 160, tutti gli altri effetti vanno direttamente al mix bus. Um, Però perché sono, sono intesi diver cioè in modo diverso, per quello 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 va nel bus e gli altri no. Gli altri sono reverberi di lei. Sì, ci sono anche delle parallele. Ci sono delle parallele sulla batteria. Però è eh, che... una parallela sulla batteria completa. Sì. Mm. Quello in particolare. Eh, diciamo, vengono mandati al DBX 160 solo cassa e rullante, e è un po' selvaggia questa, questa compressione. Ogni tanto dipende quanto volume gli mandate. Ed è meglio tenerlo un po' a bada. Questa cosa purtroppo non si può fare su Ableton Live perché non si può mandare a un, a un bus che ritorna dentro un bus, crea dei problemi di latenza, di compensazione della latenza. E quindi sul template di Ableton Live abbiamo inserito un breakwall limiter come c'è sul bus dei tom per esempio. Per tenere a bada proprio questi transienti. Una domanda per Max, da Nico X. Da chitarrista a chitarrista. Sì. Ti sei mai trovato in difficoltà nel fare il balance delle chitarre? Io spesso Sempre. temo di esagerare e quindi mi capita di tenerle troppo basse. Io sono sempre in difficoltà col balance delle chitarre, quindi ti capisco benissimo. Una, um, un consiglio è quello di, de, di fare eh, il balance eh, a, volume, a un volume abbastanza basso. E questa è la prima cosa. L'altra cosa ti può aiutare tantissimo utilizzare una cassettina di quelle consumer. Noi usiamo la bose però va bene qualsiasi di queste cassettine perché ti dà proprio la sensazione, cioè ti, dà, eh, sì, la, ti fa sentire bene il balance tra i vari strumenti. E, e poi stai attento all'equalizzazione perché molto spesso eh, il problema non è di volume ma di equalizzazione. Quindi Fai in modo che le chitarre vadano a lavorare bene insieme agli altri strumenti nel mix e, e, vadano, e, e che non ci siano mm, frequenze che vanno a combattere con altri strumenti, vedi il basso o magari le alte che non siano eh, troppo fastidiose che poi vanno a combattere con la voce, eccetera. E comunque il gioco nelle chitarre si fa sempre in mezzo, nelle medie. Quindi. Eh, detto questo, è sempre abbi abbiamo sempre un po' paura che le chitarre siano, siano alte. Per questa cosa, per esempio, creati anche delle, delle reference di, di qualcosa che secondo te ha il volume giusto delle chitarre. E non tanto per avere lo stesso suono, ma per avere lo stesso balance tra il suono delle chitarre, la voce, la batteria il basso. Ma scusa, ma le chitarre non sono mai troppo alte. Eh, esatto, poi <ride> le chitarre non sono mai troppo alte. <ride> Dai, l'ultima domanda, ok? Sì. p Boy 76. Più che una domanda, una proposta. Mi piacerebbe che venissero fatte delle puntate il cui tema centrale siano le varie Do, con l'obiettivo ovviamente non di capire quale sia migliore, ma evidenziare i punti forti di ogni Do magari invitando esperti per ogni dopo. Ah, potrebbe essere... Questa è, questa no, è una, una, no, una, una bella è una bella idea, ci, ci lavoriamo sicuramente. Sicuramente se lo facciamo, lo facciamo invitando degli esperti. E, e rimanete sintonizzati perché... <ride> no, non si può dire... Altro. No, ok, ok, ok. Per ora. Per ora. Però... Per ora. Eh... Però rimanete Va. sintonizzati. Parte di questa cosa sta già succedendo. Andiamo col giveaway? Vai. Allora, cosa regaliamo oggi? Regaliamo... Il Facciamo no... un applauso, sono distorto per la sigla. Sì, hai sì, ragione, scusa. Un applauso, sono distorto per il remix delle nostre sigle, che se no ci non ci buttavano esatto, male, esatto, tutti esatto. in giro. Tutti i video. Allora, cosa regaliamo oggi, Max? Quello che hai detto prima. <ride> <ride> il, il nuovo Console Q di PSP, che... È un equalizzatore che emula l'equalizzatore di, di canale dei, di alcuni banchi AMEC. Non è dichiarato quale banco sia, eccetera, però sono macchine AMEC. È un equalizzatore quattro bande con la possibilità di switchare eh, le alte sia in shelving che peaking, un iPass filter, la possibilità di inserire la saturazione in uscita, una specie di clipping, questo PSP ce l'ha già da 20 anni, questo equalizzatore è uscito infatti ben 19 anni fa, adesso è maggiore Sì. adesso ma se lo uso, <ride> eh, c'è la patente, c'è la patente e eh, va in giro da solo, esatto. adesso siccome dovevano rinnovare gli equalizzatori per fare la versione per i nuovi Mac probabilmente gli hanno dato anche una bella rinfrescata e hanno aggiunto il, la rappresentazione grafica con la possibilità di intervenire anche direttamente sul grafico analizzatore di spettro poi comunque lo sentiremo in qualche live mixing e l'algoritmo è stato migliorato Devo dire che suona molto bene ancora e niente, qualcuno di voi se lo porterà a casa. Adesso Max vi spiega tutte le regole. Sì, allora, adesso io faccio una domanda. La prima risposta che arriva in chat a noi, che abbiamo le due chat eh, fuse insieme, diciamo, eh, la prima risposta che arriva nella nostra chat, giusta, vince il plugin unico giudice endi non ci possono essere nessun tipo di eh, come si dice il TAR del Lazio le... ricorsi al TAR del Lazio e chi ha vinto negli ultimi due mesi è pregato di astenersi perché così diamo la possibilità a tutti di, di vincere e quindi se, sei, se la regia è pronta io partirei con la domanda la fai te la domanda? forse è meglio stavolta <ride> se la fai te va bene la faccio io prima faccio un applauso però a Ivan Zora che si è abbonato grande ricordiamo che se avete Prime un abbonamento per voi è gratis e se vi abbonate al nostro canale di Twitch ci fate piacere che non avrete così, niente in cambio a parte un applauso esatto. <ride> però... anche noi abbiamo poco in cambio eh, perché quasi tutti se li teniamo sì, 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 però, però, però eh. ci, a noi fa tanto piacere perché è, è un gesto che eh, ci testimonia la, il fatto che, che quello che facciamo pi piace e, e quindi eh, apprezziamo tantissimo la cosa va bene dai siete pronti? Vai. Allora, come si chiama la serie di outboard e console che Rupert Neve ha progettato per Amec? Non è facile questa. Eh? Non è facile. Però noi facciamo sempre domande legate, quando possibile, legate al plugin che regaliamo, perché ci sembra una cosa un po' più carina, insomma, che fare sempre le solite domande da... Ragazzi, ci siete andati vicini, ma no... Eh, eh. Okay. <ride> Adesso ci siete andati più vicini. Ivan Anzi. Zora è arrivato alla risposta corretta, gli facciamo un applauso. Bravo, Cazzo, Ivan. Si è, si è appena abbonato e da subito vinto un plugin. Non vorrei che sembrasse che... No, figurati. <ride> ehm, allora, la risposta corretta è 90-98. Rupert Neve aveva progettato, dopo uscito da Focusrite, aveva progettato delle, una console famosissima, considerata la, la console analogica più evoluta e migliore in assoluto. Ce ne sono pochi esemplari, ma aveva fatto tutta una serie di outboard molto apprezzati. Si trovano ancora in giro usati e i prezzi stanno salendo sempre di più. Sono sempre macchine comunque progettate dal famosissimo Rupert Neve. Comunque, nessuno ha scattato l'Atmos? Eh? Ti riferisce prima? Comunque, eh. la risposta è 90-98. Ok. Sì, scusa, sono entrato così a gamba Ivan, scrivici su Facebook, su Instagram, oppure via mail a rechemix.it, che gmail.com, ti facciamo avere la licenza del PSP Console Q. Bene, bene, detto questo... Ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. È il momento. È il momento. Tutti voi cuffiofili. cuffiofili. Tutti noi cuffiofili. Oggi, oggi stiamo... Inventando nuovi termini, creiamo, creiamo nuovi neologismi. Sì, sì, sì. sì. Nuovi sì. neologismi. Come, se, come sei? No, come... neologismo è già nuovo. per come, neo. Come, Vabbè. come sei forbito. Siamo, come, sono, come sono studiato a Va bene. Andiamo? Siamo pronti? Siamo pronti? Andiamo Vai. con la sigla? Andiamo con e... la sigla. eccoci, eccoci. Eh, voi sapete che quando sento questa sigla mi emoziono come un pazzo perché la sigla che c'è davanti e dietro a tutti i nostri video ne potete trovare una cinquantina che perché aumentano sempre di più su gratuiti su rekenmix.it potete guardarveli quando volete, sono gratis ci sono tecniche, ci sono plugin tutorial c'è un po' di tutto un po di tutto e di più questa sigla è anche davanti e dietro ai video eh, che ci sono nella eh, masterclass eh, sul game staging gratuita che potete sempre scaricare da rcmix.it e è anche nei video dei nostri corsi che potete scaricare ma non gratuitamente da rcmix.it. Bene, detto questo facciamo un applausone a Francesco che è qui con noi. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Ciao, buonasera, buonasera. Benvenuto. A tutti. Ciao. Benvenuto. Eh, bene, questa sera ti abbiamo invitato per parlare di un argomento bello caldo. Esatto. Sì. <ride> diciamo che allora, innanzitutto, io vi ringrazio per l'invito, davvero una cosa molto, molto gradita. Perché non è facile poter parlare di un argomento come le cuffie nel mondo dell'audio professionale che sono viste un po' come il diavolo a volte. Quindi. Uh, direi che la puntata si presenta decisamente interessante. Io vorrei fare però due precisazioni prima di cominciare a parlare. La prima è che faccio questo, utilizzo le cuffie per uh, lavoro da, da ormai vent'anni. Quindi entriamo in quello che si chiama il personal audio, come lo chiamano gli americani. Quindi è una cosa molto, molto personale. Quindi tutto di quello di cui io parlerò, da cuffie, tipologie di cuffie, amplificatori, sistemi di correzione, fanno parte un po' di quello che è stato il mio bagaglio personale, la mia esperienza, ma non è detto che poi possano essere, come dire, dei riferimenti o qualcosa di valido per eh, le altre persone. Quindi io dico sempre provate, sperimentate, perché almeno perlomeno oggi avete... La fortuna di poter ordinare un prodotto, se dopo non vi va bene o non soddisfa le vostre attese, potete sempre restituirlo. Anche perché in passato mi è capitato di avere a che fare magari con qualcuno che mi diceva: ah devi sentire questo amplificatore, cuffia, devi provare questa cuffia. E poi, una volta fatto il test nel mio studio, io rimanevo un po' perplesso, un po' basito, dicevo: Ma forse eh, non rientra nelle mie aspettative o nel mio modo di. Come dire, di lavorare poi la seconda precisazione diciamo che eh, a scanso di equivoci visto che io spesso nei forum nei gruppi pubblici di facebook che riguardano l'audio cito marchi come odise audio gd e eh, acustica audio ci tengo a dire che di questi tre marchi eh, non sono assolutamente pagato per parlarne ma fanno parte diciamo del mio bagagno personale di esperienza io ho cominciato per esempio ad usare Odis e Audio GD nel 2014, quando nessuno conosceva eh, entrambi i marchi, e da allora mi hanno accompagnato per diversi anni. Odis continua tuttora, Acoustic Audio fa parte del, del mio utilizzo quotidiano in ambito mastering, Audio GD è un prodotto che consiglio spesso e volentieri per la qualità. Scusami, Francesco, parliamo, qua. raccontaci anche un pochino di te, cioè tu ti occupi di mastering, ma non solo. Sì, no, io, allora, io ho restaurato film per dieci anni, eh, in parallelo ho seguito anche la carriera di audio dai, mastering. Dici digeriera. un paio di film, dai, così. Bah, potrei dire: Quattro sere della Piovra per la Rai, eh, 900 del maestro Bernardo Bertolucci. Uh, i capolavori di Bruno Pozzetto per la prima versione in dvd questi sono diciamo alcuni uh, dei titoli che, che ho fatto però nel contempo ho anche imparato Hai curato l'audio non... no il video il video ah, il video il video. Ah. il video sì sì il video perché io sono video e audio mastering ingegnere ah. uh, attualmente uh, mi occupo di, anche del Restauro, color correction, editing ed export in vari formati di diverse serie per la Yamato Video, che è il più grande editore di cartoni animati giapponesi in Italia. Quindi io curo sia la fase di masterizzazione o rimasterizzazione del video e dell'audio delle vecchie serie TV. Sì. però dicevo prima, quando, quando restauro il film ho anche imparato a fare quello che fa parte un po' del mio lavoro, ehm, che è ovvero il mastering per il broadcast, utilizzando una macchina fantastica come il. TC 6000 della TC Electronica, sì. quindi, le basi, l'ossatura l'ho fatta lì. E le cuffie eh, hanno sempre rappresentato, fin da, da, da dall'adolescenza il mio, str mio strumento principale di ascolto sia per la musica che per l'audio. Poi sono diventate da vent'anni da a questa parte, il mio strumento di lavoro principale. Quindi eh, non utilizzo speaker per lavorare, o utilizzo esclusivamente le cuffie eh, attraverso vabbè, un impianto che ho um, affinato e costruito nel tempo e utilizzo anche un sistema di correzione eh, della, della risposta in frequenza eh, come Senna di Acoustic Audio che mi aiuta parecchio soprattutto nel raggiungere lo scopo finale che è ovvero la traslazione dei master sia per quanto riguarda la serie tv sia per quanto riguarda l'audio su diversi dispositivi di ascolto che possono essere il telefonino, eh, il boombox, eh, lo stereo, l'iPad, il televisore, dipende appunto da che cosa utilizza l'utente in quel momento. Quindi... Ho, ho trasformato diciamo, diverse passioni in un lavoro e le cuffie sono diventate il mio strumento principale di lavoro. Questo è il discorso diciamo, che mi riguarda. Va bene, quindi da dove partiamo a parlare delle cuffie? Ma io direi di, sostanzialmente di cominciare dalle tre tipologie principali Vai. delle cuffie, ovvero sia le cuffie elettrostatiche, le cuffie dinamiche e le cuffie magnetoplanari. Onde evitare poi di come dire, dare false informazioni o informazioni non corrette, ho preferito diciamo, scrivermi qualcosa in modo da poter raccontare in maniera più corretta e ampia la differenza delle tre tipologie. Quindi partiamo dalle cuffie elettrostatiche. Le cuffie elettrostatiche, la membrana che è molto più sottile rispetto a quella delle cuffie dinamiche, è inserita tra due lastre forate di metallo che sono collegate a due elettrodi e viene caricata direttamente dalla corrente. L'onda sonora viene generata dagli elettrodi che creano un campo elettrico il cui cambio di polarità produce il movimento della membrana. La superiorità tecnica di queste cuffie risiede nel fatto che non vi è alcun contatto fisico tra le parti e quindi non c'è il rischio che il segnale venga in qualche modo alterato dai campi magnetici, come può invece avvenire nelle cuffie dinamiche. Poi, un altro vantaggio delle cuffie elettrostatiche è l'assenza di distorsione del segnale audio anche a livelli di pressione sonora molto alti e il fatto che l'estrema sottilezza della membrana permette una risposta ai transienti uh, molto molto veloce che è difficile ottenere con le membrane più spesse delle cuffie dinamiche. Ora, apriamo una parentesi, le cuffie elettrostatiche rappresentano a mio avviso... L'eccellenza per quanto riguarda l'ascolto audiofilo, ma non consiglierei mai a nessun utente o professionista di usarla nel, nell'ambito eh, professionale perché mancano soprattutto di quell'impatto, di quella mate matericità in basso che non ci permette di lavorare con certi generi, come può essere il rock o la musica elettronica. Sono molto belle per quanto riguarda le frequenze alte, le frequenze medie, ma. Eh, non le consiglierei mai a, a un utente che vuole eh, utilizzare una cuffia come seconda reference o come reference principale inoltre poi dobbiamo pensare al fatto che hanno eh, un, co un connettore proprietario che devono essere utilizzati degli amplificatori ad hoc e questo innanzitutto aumenta di non poco i costi di un impianto elettrostatico Che quindi eh, lascerei per il solo piacere di di ascolto, come ma cosa sono più adatte alla musica classica, magari classica musica acustica, soprattutto la musica classica? Diciamo, però che sono marchio, più adatte all'ascolto. Diciamo, all che non, sì, sì. Il marchio, a lavorarci il marchio di... eh, La Regina è la Stax per, per, per dare un nome, diciamo. però eh, comprende anche dei costi piuttosto importanti. Ma mh, per l'ambito professionale, non la considererei proprio. Poi, invece, passiamo alle cuffie dinamiche che sono quelle maggiormente diffuse eh, nel mondo e anche all'interno del mondo professionale. Le cuffie dinamiche sono chiamate così perché al loro interno hanno, degli, hanno integrati dei trasduttori dinamici a banda larga. Un magnete, che può essere in neodimio o ferrite, viene installato nel telaio delle cuffie e serve per generare un campo magnetico stazionario. Quando la corrente arriva alla bobina, che è collegata a una sottilissima membrana in alluminio, clever o carbonio, avviene un'alterazione del campo magnetico-statico generato dal neodimio e produce un movimento della, bo della bobina e di conseguenza della membrana, che quindi provoca uno spostamento d'aria che genera il suono che poi noi sentiamo utilizzando questo tipo di cuffie. Che poi è allora, proprio al principio delle casse, diciamo. Sì, esattamente. Le cuffie dinamiche sono quelle più diffuse, ma anche per il costo uh, piuttosto basso che possono avere anche per il rapporto qualità prezzo che hanno non rientrano personalmente nelle mie cuffie preferite perché hanno una distorsione armonica soprattutto agli estremi banda che è abbastanza evidente soprattutto quando si spinge un po' con il volume o si lavora a generi come può essere l'EDM di pause, minimal tech dove le basse eh, frequenze Scendono di parecchio e diciamo rappresentano la parte più importante del, del messaggio musicale. Poi c'è la terza tipologia. Scusa, che diamo, diamo due, due o tre esempi di, di, di cuffie dinamiche, quelle più famose, diciamo. la Sennheiser HD 660 l'HD800, la Bear Dynamic DT880, uh, la Shure 1840, la KG271, cioè sono un po' i modelli sì. più, più diffusi, la 141 uh, o la Sennheiser HD25 che è molto diffusa tra, tra i DJ per esempio. Questi sono degli esempi di, di, okay. di, di cuffia dinamica. Poi passiamo a quelle mie alle mie preferite, ovvero le magnetoplanari o ortodinamiche. Il driver magnetico planare è costituito da tre componenti principali, un diaframma, una bobina mobile e un magnete array. Durante il funzionamento viene generato un campo magnetico da una matrice di magneti distribuiti uniformemente su tutta la superficie del diaframma. A differenza di un driver con convenzionale, il cui diaframma è attaccato alla bobina mobile, un diaframma magnetico planare ha una diffusione emessa su tutta la superficie. Quando la bobina viene sollecitata con un segnale audio, interagisce con il campo magnetico, produce una forza elettromagnetica che muove il, dia il diaframma generando il suono. Um, questo tipo di cuffia ha lo stesso vantaggio delle cuffie elettrostatiche, cioè non vi, alcun, non vi è alcun contatto fisico tra le parti. Quindi la membrana sottilissima e leggerissima può produrre con incredibile velocità una ottima resa ai transienti e ha soprattutto, e questo lo reputo il vantaggio principale, una distorsione armonica molto ma molto bassa agli estremi banda, il che le rende, a mio avviso, le cuffie... La tipologia di cuffie migliore per poter lavorare, soprattutto se poi si va a dover masterizzare un prodotto o si deve trattare un genere, si devono trattare diversi generi che presentano delle basse frequenze molto importanti, eh, come appunto le DM, minimal, minimal house, deep tech, eh, rock. Quindi, a mio avviso, sono quelle attualmente più indicate per poter. Eh, lavorare in ambito audio perché a mio avviso ehm, producono una distorsione armonica molto molto bassa soprattutto gli estremi banda e questo lo considero un grande vantaggio perché magari con le cuffie dinamiche o certe cuffie dinamiche che non hanno un rapporto qualità-prezzo molto elevato o comunque non hanno prestazioni molto elevate si correrebbe magari il rischio di andare a equalizzare la distorsione armonica più che il segnale vero e proprio Soprattutto gli estremi banda. Diciamo Quindi, che sono più fedeli le magnetofonie. Sì, hanno, hanno una riproduzione molto più, più naturale sì. rispetto alle cuffie dinamiche, eh, soprattutto per le basse e le, alt le altissime frequenze. Quindi queste, diciamo, sono le tre. Anche tipologie... qui facciamo, facciamo due o tre nomi così mh, bah, parliamo posizioniamo da, uh, Life, Life I Man Sundara, uh, Life I Man Aira o Ananda le Odisa LCDX ehm, oppure modelli anche più le 4Z, le LCD5 eh, le Abyss che sono modelli piuttosto costosi eh, le Rad Zero di Rosson sono i modelli diciamo più sì. più, più conosciuti quindi sì, per quanto sì, riguarda sì, sì. era giusto per collocare <ride> alcuni brand che sono sempre nelle orecchie delle persone così li abbiamo collocate nelle loro categorie diciamo Esatto, quindi il, le, le tre tipologie di, di cuffie sono queste. Poi escludendo appunto, come abbiamo detto a priori, le, le elettrostatiche, uno può sbizzarrirsi nel nello scegliere, nel provare quello che ritiene più consono al proprio modo di ascoltare, al proprio modo di lavorare, anche i generi trattati, perché poi alla fine certo. può essere anche una questione dettata dal, dal tipo di, di genere che si va a lavorare, quindi io personalmente preferisco le magnetoplanari, ma è un, ripeto, come ho detto in principio, è una mia scelta, che non è detto che poi possa coincidere sì. con i gusti di, di tante altre persone che com lavorano in questo dicevamo, settore. Sì, come hai detto tu prima e come abbiamo detto noi all'inizio trasmissione, le cuffie come le casse sono una cosa molto personale, quindi ognuno di noi dà la propria... Eh, opinione e la propria esatto. preferenza che è chiaramente personale la cosa migliore è che ognuno eh, trovi la sua cuffia ideale che potrebbe anche non essere quella consigliata da, da, da chiunque insomma quindi esatto. diamo delle linee guida generali eh, e diamo anche le nostre preferenze perché siamo qui per quello eh, però eh, non c'è cioè, la cosa migliore è che ognuno provi perché è veramente una cosa. È come c'era qualcuno che aveva detto questa cosa che mi aveva fatto ridere, però è giusto. È come le mutande, cioè, esatto. È una cosa molto personale. Che, che uno deve... si trova bene esatto, con le sue, esatto. esatto, esatto. Questo è il punto più alto della trasmissione. Diciamo <ride> no, allora, faccio... un saluto a Giancarlo di Acustica Audio che è qui nella chat. Mitico Giancarlo. Noi. Ciao Giancarlo, un saluto. Un saluto. Senti, allora la prima domanda è questa. Eh, yeah. a, me, a meno che tu non fossi già in scaletta a questa cosa, allora me lo dici. Eh, cuffie chiuse e cuffie aperte. Differenza perché l'una, perché l'altra? Quale è meglio per mixare, quale è meglio per registrare? Bla bla bla. Allora, magari per registrare o per la fase di tracking è meglio una cuffia chiusa, perché uso. comunque ti isola da, da, esatto. dai rumori esterni. E diciamo soprattutto che... isola il microfono, isola da quello che stai sentendo. Esatto. Può essere utile anche per le, se uno volesse cimentarsi nella fase di eh, restauro, magari perché deve eh, trattare dell'audio dove presente, sono presenti dei click, eh, dei rumori, eh, dei frusci. Quindi, magari aiuta maggiormente quello che poi faccio io quando magari mi devo eh, cimentare con il restauro dell'audio di una vecchia serie eh, dove so che ci sono già determinate problematiche, quindi preferisco utilizzare. Una cuffia chiusa perché mi permette di avere eh, una maggior eh, chiarezza del messaggio sonoro e soprattutto mi permette di isolarmi da, dall'ambiente esterno e quindi di concentrarmi maggiormente su quello che è il, il lavoro che sto svolgendo. Quindi a mio avviso, per la registrazione, il tracking, o, eventualmente se uno dovesse fare un lavoro di fino, eh, consiglio di la editing, di film, eh, di anche di editing, sì, cuffia sì. chiusa. Per tutto il resto cuffia semiaperta o aperta almeno sì. quella, quella è quella che, anche perché poi, da un punto di vista progettuale e tecnico, è molto più difficile che una cuffia chiusa possa avere la stessa resa eh, di una cuffia aperta o semiaperta proprio per le caratteristiche di, di progettazione e costruzione. E anche per la chiusura dei padiglioni, c'è un maggiore movimento dell'aria delle bobine e quindi anche il movimento dei transienti che è più uh, regolare, più preciso um, quando si tratta di utilizzare una cuffia aperta o semiaperta. Quindi, quindi per mixare o masterizzare eh, si consiglia la cuffia aperta perché il transiente è più preciso e, sì, e perché e, in e generale anche è più... A livello dettagliato. di progettazione un ambiente diciamo, chiuso ehm, molte volte non, non permette una resa sonora. Ottimale, se poi si devono fare esatto. delle decisioni che riguardano soprattutto la timbrica di un brano o di un singolo strumento, questo è quello che io ho rilevato. Diciamo certo. nel, cor sì, nel corso sì, è... degli, degli anni, sì, sì. E, anche, e anche facendo il confronto tra cuffie chiuse di costo elevato, non mi hanno mai convinto quanto magari la rispettiva versione aperta okay. o semiaperta. Ok. Questo è c'è qualche, qualche domanda? C'è qualche sì, domanda? Ce n'è, però passerei un secondo all'altra um, all faccia delle, delle cuffie, di usare le cuffie, l'amplificatore. Amplifica uh, ah, allora, l'amplificatore io, io con <coughs> lo consiglio sempre un amplificatore dedicato. Primo, perché è una questione di abbinamento. Cioè, ci sono delle cuffie che mi um, è capitato di riscontrare nel corso degli anni, delle cuffie che magari con determinati amplificatori suonano bene e con altri non suonano altrettanto bene. Io consiglio <coughs> l'amplificatore dedicato per un semplice motivo: che al di là dell'impedenza, della sensibilità eh, della cuffia o del tipo proprio di cuffia, la cuffia stessa è come un altoparlante, ha bisogno di potenza e di qualità per potersi esprimere al meglio. È difficilmente, un amplificatore integrato nelle schede audio che vengono utilizzate, come possono essere eh, quelli di SSL, Apogee, Focusrite, eh, hanno un amplificatore di qualità che può sfruttare al meglio la cuffia. Anche perché immaginate un paio di casse di elevata qualità, come che ne so, possono essere magari delle bv 802 pilotate da un integrato da 30 Watt per canale e poi invece pilotate da un Bryston da 400 Watt per canale. La resa soprattutto sui transienti e sull'estensione dinamica è nettamente differente, quindi se utilizziamo un amplificatore dedicato che ha una discreta potenza, quindi magari Almeno un watt su 32 ohm, giusto per dare delle, per canale delle indicazioni. Permetteremo al nostro messaggio sonoro di esprimersi al meglio e di soprattutto di sfruttare la cuffia al meglio. Perché se vi trovate poi a fare delle decisioni in ambito dinamico di dover comprimere o espandere un segnale, se l'amplificatore non è sufficientemente potente, alla cuffia arriverà un segnale che. Non è ottimale, quindi magari potreste trovarvi nella situazione di dover comprimere troppo o comprimere troppo poco o espandere poco o espandere troppo poco. Poi nel momento in cui andate a riascoltare il, il, il lavoro su dei diversi dispositivi di ascolto potreste avere delle sorprese eh, non piacevoli o vi tocca rifare tutto da capo perché vi siete resi conto di aver esagerato oppure di esserci andati con la mano troppo leggera. Quindi io consiglio sempre... Un amplificatore dedicato proprio eh, come si fa con le casse un paio di casse passive. Si sceglie un amplificatore che le faccia rendere in maniera ottimale, poi, dopo che possa essere un amplificatore di una marca piuttosto del, che un'altra, quella rientra nei gusti, ma anche nel cosiddetto matching, cioè nell'abbinamento sì, certo, che certo. fa rendere la cuffia al meglio. Eh, io personalmente mh, ho sempre preferito. Le amplificazioni in classe A e bilanciate perché classe A fornisce eh, una distorsione molto bassa. Ok, è vero che hanno dimensioni genero generose, eh, creano una quantità piuttosto ampia di, di, di calore. però la resa che hanno rispetto ad altri eh, a mio avviso è nettamente superiore. Bilanciato perché comunque mi permette di avere innanzitutto. Ehm, la possibilità di avere un maggiore adattamento all'impedenza della cuffia, un maggi una maggior reiezione del rumore e soprattutto una potenza adeguata in uscita che vada proprio a, come, dire, come dico io in gergo, a frustare le membrane della cuffia e soprattutto quando il transiente deve essere bello presente, deve, deve farmi capire che in quel momento c'è la botta tipica o comunque eh, la cuffia deve, deve restituirmi un certo impatto su determinate frequenze, l'amplificatore riesce, è in grado di farlo e quindi mi permette di avere delle decisioni, di prendere delle decisioni che poi sicuramente o quasi sicuramente risulteranno corrette, eh, non solo a livello timico, ma soprattutto a livello dinamico. Questo è il, quello che io consiglio e quello che poi ho visto eh, nel corso degli anni, perché poi alla fine... Eh, è l'esperienza che ti porta a prendere determinate decisioni, a seguire determinate strade, soprattutto se poi tu devi lavorare in qualcosa che poi deve essere ascoltato, giudicato da altre persone che sono, possono essere clienti, soci o, o, o persone pubblico. che ti, ti affidano un lavoro. Questo è se. Scusa, eh, se... un, un attimo: una, una precisazione. Sì, Bilanciate beh. vuol dire. Che hai un segnale bilanciato per ognuno dei canali, cioè il canale sì, sinistro. Esattamente, ci sono due amplificatori, uno per canale. Solitamente quelli più raffinati hanno anche addirittura un'alimentazione per canale, in modo da offrire proprio il massimo. Ehm, percorso della, della separato qualità. in tutto e per tutto. Sì, esattamente, eh, anche della separazione dei canali, ehm, fornire anche e soprattutto una potenza adeguata in base anche al carico della, della cuffia che si va a collegare. Però questa cosa non è supportata da tutte le cuffie no 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 cioè, eh, io parlo, parlo proprio del, del... sì ovviamente eh, magari per la cuffia che permette di sganciare il cavo va fatto un cavo apposito che solitamente è terminato con un connettore XLR maschio a quattro poli oppure due connettori maschi XLR a tre poli per il canale sinistro, canale destro, quello a 4 poli è stereo, lì poi dipende dal, dal tipo di amplificatore che si va a comprare, ci sono quelli che hanno il, il uh, quattro ingressi, 4 poli XLR, tre po due, due connettori XLR a tre poli, poi quello classico connettore Jack 6.3. Millimetri oppure anche il 4.4 che è il connettore bilanciato octagon che viene utilizzato da, da diversi amplificatori. Però di se, se i nostri amici recenti. hanno una cuffia classica dove magari non si può sganciare il cavo, oppure sono le AKG, quelle che hanno una connessione unica per tutte e due i padiglioni, non possono usare. Un Beh, se, il cavo, se il cavo è staccabile, sì, si può fare. Sì, bisogna, bisogna farsi fare un cavo ad hoc, okay. ovviamente. Poi si va almeno utilizzando la, la connessione bilanciata. Si va a sfruttare tutta la potenza dell'amplificatore. Perché se io ho un amplificatore bilanciato. E utilizzo la cuffia con il classico connettore da 6,3 mm con il jack, la mm -hmm. 3,5 per sì. dirla in maniera molto semplice. Utilizzerò la metà della potenza dell'amplificatore. Mm -hmm. Mentre se vado a sfruttare la connessione o l'uscita, perché sono uscite poi alla fine sbilanciate sul pannello frontale, a patto ovviamente di avere nella parte posteriore un ingresso di linea bilanciato, sfrutterò eh, l'amplificatore al massimo della potenza. Sul carico espresso dalla cuffia, questo è, questo è un disco per dirlo in soldoni. Ok, se, se uno oh, dicesse io ho un bel amplificatore a valvole, mm. gli, una, eh, gli dico che forse è meglio che non lo utilizzi, soprattutto se vuole lavorare in ambito audio professionale, perché lo sai meglio di me: le valvole no, generano una certo. armonica generano una colorazione che poi <ride> non credo ci permetta di avere una fedeltà tale eh, da poter poi andare a, a fare qualcosa che poi sia corretto nel mondo reale perché che io sappia poi non conosco nessun mastering ingegnere che utilizzi gli no. amplificatori a valvole in studio per Amplificare le, le proprie casse. Beh, Quindi, infatti, eh, infatti, eh, la domanda l'ho fatta perché mi pare eh, che Brian Lucy usi degli amplificatori valvolari per le casse. Per le casse, sì. Ah, per le casse, non lo so. Probabilmente saranno a stadio. Sì, gente, sì no, conosco, conosco Brian Lucy. Probabilmente saranno ibridi, cioè avranno sì. uno stadio di mm. preamplificazione a valvole e lo stadio di uscita. Ha stato solido perché non, non, non posso pensare che lui abbia una colorazione tale del suono o ci ha fatto talmente l'orecchio però ripeto diciamo io di amplificatori eh, ecco per esempio per, per fare un esempio le cuffie stax si sposano a mio avviso molto bene con gli amplificatori valvolari perché la, la valvola gli dà un po quel calore quella, quella rotondità in basso che manca alla cuffia elettrostatica che è molto fredda, molto uh, telegrafante nel, nel suono, cioè radiografante scusate, quindi eh, è, è fredda, quindi alla fine l'abbinamento con le valvole può essere piacevole da questo punto di vista, ma per un, una, un semplice ascolto o per un ambito audiofilo, non per Beh, un, un ambito e, infatti, infatti la mia domanda, l'ho fatta apposta, provocatoria, perché non, bisogna sempre tenere presente che ciò che è buono per un bel ascolto piacevole di musica sul divano o cioè, però per l'ascolto ciò che è buono per l'ascolto non è detto che sia buono per, per il lavoro professionale che, a cui no. ci riferiamo noi esatto perché tu comunque se vai o scegli di lavorare con un sistema cuffie a parte a mio avviso, diciamo, ma questo è un mio modo di vedere le cose: pensare di dover investire una certa cifra per poter almeno avere un certo tipo di qualità nell'ascolto che ti permetta di individuare quelli che possono essere le problematiche, esatto. i difetti della sorgente audio, ma ti permetta anche con una certa confidenza di poter operare a livello timbrico e dinamico in maniera che no, nel 90-95% dei casi va bene vi faccio un esempio proprio perché poi alla fine sembra che stiamo parlando, stiamo parlando di, di cose etere e poco concrete io quando eh, vado a finalizzare un brano lo invio al, al mio socio, a Raffaele Rossi di R Lab, che ha uno studio di mastering a Napoli lui ha una bella sala, molto ben trattata, ha speso eh, parecchi soldi per eh, il trattamento acustico e ehm, visto che diciamo il, la, la, lavoriamo assieme, eh, l'approvazione finale del, del mio operato è fatta da lui e posso dire che 9-9 nove, nove volte e mezzo su 10 il mio lavoro viene approvato. Ma questo perché? Perché a monte a parte l'esperienza, a parte l'aver lavorato per tanti anni in cuffia, ho pensato di investire. In maniera anche importante in un sistema che mi permettesse di avere un ascolto che fosse il più analitico, il più, diciamo, neutrale o comunque veritiero possibile. Che, che comunque mi. E soprattutto mi che riporta nella vita reale. Sì, mi permettesse di essere competitivo con un altro collega che invece lavora con delle casse a tre vie in una stanza trattata e che quindi eh, io avessi la possibilità di, di, di avere un ascolto molto simile al suo, ovviamente senza la botta eh, sullo stomaco delle basse frequenze, ma che in cuffia mi permetta di, di avere comunque un realismo tale da poter intervenire a livello timbrico e dinamico in maniera pressoché corretta. Altro consiglio che poi do, eh, se volete anticipiamo un po' il discorso, ma oltre all'amplificatore io consiglio sempre un sistema di... DSP di correzione. Ah, aspetta, aspetta, sì. aspetta, aspetta, aspetta. Allora, prima, prima di arrivare a questo che è, la, è il prossimo step, eh, tre, tre consigli per tre fasce di prezzo no, aspetta, di finali è... per i nostri amici. No, no, no. Aspetta, facciamo ah. che dopo facciamo tutta la cosa dei prezzi, perché qua le domande, se no, cominciano. Ah, ok, a okay, okay, ok. Vediamo la terza, la terza variabile okay, okay, e Poi vai, parliamo allora. tutto dei sì, prezzi. Allora, vai con i DSP. Vai. Gli SP io lo reputo fondamentale perché l'ascolto classico in cuffia è... Ah scusa, 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 io interrompo sempre, <ride> mi insultano giustamente anche. E... Ti faccio subito la domanda mh, per lanciare questa cosa qua. Ma se io spendo 1500 euro per le ODC, devo pure mettere la correzione? Sì. Esatto. Sì. <ride> perché ogni cuffia, ogni cuffia va corretta, nessuna cuffia nasce perfetta. Questo a mio modesto avviso, sì, sì, certo. soprattutto poi per, per l'esperienza e i risultati che, che ho ottenuto eh, nel corso eh, degli anni. Almeno per fortuna i clienti continuano a tornare, quindi insomma, meno male qualcosa di buono sono uscito. È una a farlo. testimonianza. Di, sì, di un però eh, visto che io ho cominciato in un periodo in cui non esisteva nessun DSP correttivo, faccio sempre un, un paragone che. Lavorare senza, a mio avviso, è come correre a 100 all'ora in autostrada con 3 metri di visibilità. Cioè, L'imprevisto può essere sempre dietro l'angolo, soprattutto quando poi tu vai a riascoltare il tuo lavoro su eh, diversi sistemi di ascolto. Quindi il DSP ti permette, ce ne sono diversi sì. oggigiorno, ti permette di ovviare a quelle problematiche principali che eh, si hanno quando si ascolta con una cuffia, ovvero che tutto quello che è sul canale sinistro arriva solamente all'orecchio sinistro e tutto quello che è sul canale destro arriva solamente all'orecchio destro. Poi mancano i famosi 6 dB al centro delle basse frequenze che è l'ascolto classico dato dal CrossFeed che abbiamo quando siamo in una, in una stanza con degli altoparlanti. Quindi il sistema DSP oltre a correggere la risposta in frequenza della cuffia rendendola la più lineare possibile aggiunge anche eh, ce ne sono diversi che eh, permettono questo tipo di, di regolazione, eh, permettono appunto di avere il, il crossfeed e permettono soprattutto di far sì che quello che esce dal, dal canale sinistro arrivi anche all'orecchio destro e viceversa. E questo permette di simulare in maniera, a mio avviso, decisamente ottimale quello che è l'ascolto eh, in uno studio con un paio di, di speaker dove l'acustica comunque ha. Ha avuto un suo trattamento e quindi ci permette di, di lavorare con tranquillità. Quindi io lo reputo fondamentale per me. Nel momento in cui sono arrivati, li ho visti come una manna dal cielo. Quindi eh, quello che dico sempre è che senza non potrei mai, almeno personalmente, non potrei mai, mai lavorare. Eh, mi è capitato anche in un periodo che per cause di forza maggiore ho dovuto utilizzare le cuffette a filo del, della Apple per fortuna esisteva esiste una bella correzione in Siena che mi ha permesso di diciamo poter lavorare di, di poter lavorare con sicurezza e confidenza in quello che stavo facendo quello che poi sarebbe stato il risultato finale segna di, di acustica audio esatto quindi io ti io personalmente utilizzo quello eh, ho anche dato una mano nello sviluppo a scanso di equivoci. Ho anche investito del tempo e del denaro per far sì che eh, Siena nascesse, o comunque eh, il parco cuffie diventasse sempre più ampio, soprattutto dei pezzi più difficili da, da trovare. Comunque ringrazio i miei amici cuffiofili qui di Milano che eh, amano investire eh, dei soldi in prodotti anche piuttosto costosi che mi hanno gentilmente prestato per far sì che poi le cuffie venissero misurate e eh, inserite all'interno di Senna. Posso raccontare un, un piccolo aneddoto, eh, eh Giancarlo l'ha anche scritto nel, nel libro che lui ha pubblicato, che si chiama L'uomo che sussurra le, alle cuffie. Alle cuffie ehm, sì. che, nella, nella fase iniziale di, di sviluppo di Senna, eh, io ho voluto portargli le mie lcdx parliamo ancora della versione del 2019, perché poi nel 2021 c'è stato un upgrade dei driver e dei pad che hanno migliorato la resa sonora della cuffia. Gliel'ho fatte misurare e gliel'ho fatte provare e lui è rimasto veramente stupito della resa, dicendo ah, "Ma non mi avevi detto che queste cuffie suonano così e, e possono fornire questa resa". E quindi da lì è partito un po' tutto il discorso di sienna c'è stato un diciamo un un, un incentivo piuttosto forte e quindi il, io ho cominciato a beta testare il prodotto diciamo che eh, ci ho messo quasi un mese per abituare le orecchie al nuovo sistema eh, diciamo di correzione perché io venivo da, da Sonarworks e Canopener come, come sistema poi ho cominciato a utilizzare Sienna con le varie stanze con la sistema di, di correzione della, della risposta in frequenza e ci ho messo un po' a, ad abituarmi, però adesso per me è diventato indispensabile, non, non riuscirei proprio a farne a meno um, per dover lavorare qualsiasi cosa. Anzi, se non potessi utilizzarlo sarei alquanto preoccupato perché non, non sarei molto sicuro. Poi, del risultato finale, De devo fare una domanda bastarda? Posso farla? Eh sì, sì, sì. siamo qua a posto, eh, no? Perché so che qualcuno qua la sta già pensando, ma se. Un sistema di SP mi linearizza la risposta delle, della cuffia e rende la mia cuffia lineare, no? Perché devo comprare una cuffia da 1000 euro quando comunque anche quella da 100 euro viene linearizzata. Beh, perché le prestazioni sonore non sono le stesse. Perché non è, non è solo quella la cosa. Non, cioè, è, non è, è solo è... quello il discorso, cioè, tu rapportalo alle casse. E, e ottieni la risposta perché Pensa comunque... un paio, un paio di, di Adam o piuttosto che Da in Audio e un paio di ATC, mm -hmm. eh, diciamo che la OBEV o, -O, o, -O PMC: eh, la, la differenza, la differenza c'è. Pur essendo le casse nella stessa stanza, dove nel punto di ascolto la risposta è completamente piatta, non ci sono prime riflessioni. Lì eh, diventa una questione di qualità dei materiali, del trasduttore, de di come viene amplificata la cuffia, cioè sono tanti i fattori in gioco. Per quello poi si parla di personal audio, perché non è detto che magari una persona che compra una cuffia da 1500 euro e un DSP si trovi altrettanto bene rispetto a una cuffia che ne costa la metà e utilizza un altro sistema DSP di correzione. Lì si possono fornire delle indicazioni, si possono dare delle linee guida, ma essendo personal audio riguarda sempre qualcosa che poi rientra nel, nel modo di ascoltare, nei gusti, nelle esigenze, nel workflow di una persona. Quindi eh, per questo io dico sempre: provate, sperimentate, fatevi un'idea e poi prendete una decisione. Questa è. Eh, a mio, a mio avviso, diciamo, la mio viso diciamo la mia modesta opinione in merito quindi... quindi a questo punto direi di andare sui modelli max cosa dici sì sì io direi Sede, francesco di. sei d'accordo sì sì certo volentieri quindi allora... partiamo mm -hmm. dalle cuffie fasce di prezzo quali sono i tuoi consigli Bah, per la fascia bassa direi... cioè intanto da quanto dobbiamo partire per avere un prodotto da, che, che da, da faccia la differenza dai, dai, dai 250 a 300 euro in su ok ecco. come fascia entry di level. partenza entry, entry level, level esatto sì. quindi potrei dire uh, le Sennheiser HD 600 le HD 660 oppure le mh, le belle Dynamic DT880 o le 1990 Pro, quindi dinamiche? Vogliamo. Sì, oppure magnetoplanari, le wi Man eh, Sundara, per esempio, che ha un, un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ancora non le ho provate, ma penso saranno un ottimo prodotto. Le, le, Odise, le MM100, che costeranno intorno ai 400 euro, dovrebbero essere commercializzate a breve. E, fate con, in collaborazione con Manny Marrokin sì esatto e queste diciamo sono un po' le, le, i modelli che ah, beh, anche le Austrian Audio le XE eh, 55-65 per esempio sono delle, delle cuffie molto valide io poi attenzione parlo in relazione a cuffie che ho avuto modo di provare e soprattutto che ho avuto modo di provare corrette da Un sistema di correzione di SP come Sienna di Acoustica Audio, poi queste stesse cuffie possono uh, essere utilizzate magari con altri sistemi come Real Phones o SonarWorks, lì dipende da, dalle esigenze, dai gusti del, del singolo utente. Queste sono le cuffie, diciamo, che io consiglio. Okay, se dovessi dirne di una, prezzo, una, tu... una di queste, scusa, una di queste, di queste che hai detto. <sighs> Siamo nella una. Scusa Max, siamo tra i 250 e i 400 diciamo. Sì, sì, sì. Okay. Esatto, sì, esatto. Ma potrei dirti perché ho avuto modo di provarla la, la, su la, su la Sundara, la Sundara, la sì. Sundara, sì. Okay. andiamo nella prossima fascia. Prossima fascia eh, qui saliamo diciamo, siamo tra gli 800 e i 1500 euro. La fascia no, media. non ce n'è uno e mezzo. Cioè, diciamo no. tra i 400 e mm. gli 800, lì sono soldi buoni. Forse, for, no, forse ti dico uh, le Avanton Pro mm -hmm. oppure la, la la cuffia, diciamo la Ananda la, la di, di Hi-Fi Man. Sì, sì, queste due, ok. Eh, ehm, e, che, ehm, che sono ehm, su una fascia di prezzo che va tra i 400 sì, e i 800 che, diciamo. esatto, intorno ai 800-900. Poi, poi non, siamo, non siamo così ferrati sui prezzi, perché non è che abbiamo il listino di tutte le cuffie. Quindi, se sbagliamo di qualche centinaio di euro, ci corrigerete, come diceva il papa. Sì, <ride> sì, no, infatti, ehm, poi diciamo che. C'è uno spartiacque da, da dai, 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 dai mille euro in su, diciamo okay. come, come fascia di prezzo. Quindi il, parliamo di Odyssey LCDX, di eh, Focal Clear MG Pro, per esempio. Siamo intorno a 1400 euro. le Focal euro sono magnetoplanari? No, le, le focal sono dinamiche, dinamiche, però sono delle, be sono delle belle cuffie. Eh, sono una valida alternativa alle LCDX come cuffie. Poi mh, anche le, le HD800S della Sennheiser, per esempio. Um, questi sono, diciamo, un po' i modelli uh, che, che mi sento di, di consigliare, che io poi ho avuto anche modo di, uh, di utilizzare. Eh, anche qui se te ne, ne dici una lcdx eh, per forza eh, sì perché allora l'lcdx sì anche perché poi ha una storia un po' particolare con la cuffia eh, quella cuffia è stata, è stata creata nel 2013 e l'allora presidente di di Odise Alex Rosson che poi ha chiamato ha creato un suo marchio che si chiama Rosson Audio che sono sempre cuffie magnetoplanari eh, all'epoca aveva creato la LCDX proprio come modello per i, per i professionisti e tra l'altro lui eh, è stato per tanti anni Mastering in alla Technicolor quindi aveva tutto un background e un'esperienza e ha voluto creare quel modello proprio per i professionisti dell'audio infatti attualmente è il modello di udis più utilizzato eh, in ambito professionale è il modello che poi ho consigliato a diversi eh, amici, colleghi, eh, professionisti come seconda reference eh, oppure come reference principale, come è capitato ad alcuni amici che nel periodo del COVID non potevano mettersi eh sì, certo. in studio e quindi hanno utilizzato la cuffia, un ampli cuffie e un sistema DSP per poter chiudere, diciamo, dei lavori e portere, per, um, poter portare a casa il risultato. Dai, meniamocelo un po'. <ride> eh, vedo che anche tu sei entrato a far parte eh, del club eh, sì da un po' anche sì, 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 perché io, io vi consiglio una cosa non provatele questo è il mio consiglio se le provate le comprate non ci sono proprio cazzi cioè, sì sono tutte belle le cuffie eh? belle, tutte belle le, le Sundara lì, tutte, lì. tutte belle, tutte bellissime provate queste e, 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 fa, e eh, diciamo le che <ride> la scimmia può salire facilmente, eh, eh? Sì, 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 sì. <ride> però perlomeno, perlomeno a, a tutti quelli a cui l'ho consigliata. Non c'è stata nessuno che mi abbia no, ricordato. Eh, sono sono Franzè, ma cosa mai fatto comprare? No, no, esatto, no, 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 no magari. Magari ecco, uno può lamentarsi un po' del fatto che hanno un certo peso, che quindi, magari, dopo un po' possono risultare Eh scomode, Io quella, quella ma... cosa lì non. Ma guarda, neanche Beh, io che non, non sono poi mingerlino non ho, non ho mai avuto nel corso degli anni. Ce le tengo anche due o tre ore in testa, poi vabbè, eh, dipende poi da, 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 dai gusti di, di ognuno. Sì, certo. Ripeto, però, se compri una cuffia del genere, devi anche comprare un amplificatore adeguato. Però, scusa. Comunque... Sì, mm. adesso infatti arriviamo agli amplificatori. Precisiamo una cosa però, non è che se non avete queste non si può fare no, niente e che se non avete le cuffie più belle del mondo, quella è la ragione per cui i vostri mix non funzionano o i vostri master non funzionano. No. Se cioè si può lavorare anche con cose eh, un, con un, che, che costano eh, un po' meno. Eh, si può lavorare bene la musica è sempre la cosa che conta cioè ci teniamo noi a dire sempre cosa perché sennò no, se capito sembra che uno dica ah, beh, allora se non spendo un milione di dollari questa è la ragione per cui non fa no, no si può fare anche con le altre chiaramente con tutte le, le dovute proporzioni però si può fare tranquillamente eh, con le sundara piuttosto che con, eh, con altre cuffie certo è che queste cuffie hanno un costo importante, eh, non per tutti è giustificato, e non c'è niente di male: si può tranquillamente fare delle cose super professional, super cool, super belle e si, possono, e si può avere successo anche con cose più limitate, diciamo. Assolutamente sì, non è, non è che un dogma che viene imposto. No, esatto, esatto, nel senso che sennò sembra che... Cioè non vorremmo dare la sensazione... No, no, sono, cioè, sono scelte portare. personali esatto. per chi magari decide di fare un investimento importante in vista del fatto che poi magari la cuffia potrebbe diventare lo strumento principale o comunque una reference importante, allora in quel caso lì Magari si decide di fare una scelta Esa, sì, certo. eh, importante, dettata anche da un rapporto qualità-prezzo molto elevato, eh, pensando poi di costruire tutta una catena intorno alla cuffia che va dalla, da, una, da prendere un amplificatore di un certo livello e di utilizzare un sistema DSP a propria scelta, di avere anche un DAC, un convertitore che sia fedele nel restituire la, il messaggio sonoro nella conversione da digitale. Ad e quindi logica. qui. Arriviamo ai consigli, tre fasce di prezzo o quelle che sono eh, per gli amplificatori. Ah, per gli amplificatori io diciamo, consiglio, beh, per esempio, i prodotti della Lake People che sono costruiti in Germania. Il mio primo amplificatore serio era, è stato il Lake People G100, parliamo di un amplificatore di ormai più di 15 anni fa, ma che funziona ancora e che tengo diciamo, a casa giusto per... Uh, utilizzo per il semplice, qui siamo in una fascia di prezzo tipo, ma partiamo dai 250 okay, euro. Okay. Eh, il modello G103S o P a seconda che abbiate bisogno degli ingressi di linea bilanciati o sbilanciati, poi sal possiamo parlare del, del Topping eh, A90, che è un amplificatore eh, di fabbricazione cinese, però molto ben fatto che offre anche la possibilità di avere un pilotaggio imbilanciato. Quindi siamo intorno ai 400 euro. Ci sono anche prodotti del, di audio GD in quella fascia di prezzo non bilanciati che però si, risultano a mio avviso molto validi come prodotti entry level. Oppure anche Hi-Fi Audio, I-Fi Audio, scritto I-Fi Audio, ehm, come lo Zen che è una, un buon amplificatore che rientra sempre nella fascia di prezzo tra i 300 e i 400 euro questo diciamo è come prodotti entry level, entry level. Okay. passiamo all'altra fascia l'altra fascia beh per esempio potrei dire i prodotti di Audio GD come il Master 19 che è un prodotto che io, è un amplificatore in classe A dual mono bilanciato è un prodotto che ho consigliato a diverse persone soprattutto in abbinamento con la LCDX tra l'altro è l'amplificatore che Giancarlo ha di acustica audio a in studio sì. e utilizza con la LCDX Se avete eh, visto il nostro studio tour di acustica audio, l'avete visto. Se non l'avete visto, andatelo a vedere su YouTube. C'è la puntata di studio tour di acustica audio che è una figata pazzesca. Andatela a vedere. Quindi come, come fascia di prezzo, diciamo, siamo intorno ai 1000 euro. Poi altri... Prodotti di, que di quella fascia lì uh, sinceramente, io credo che il prodotto come rapporto qualità-prezzo migliore sia, sia appunto Audio GD per quella, per quella fascia di prezzo. Non ci sono attualmente, diciamo, altri. Che non mi vengono in mente almeno io abbia avuto modo di, di, di provare, testare in maniera piuttosto intensa non ce ne sono. Poi dopo ovviamente, come per le cuffie, si può salire decisamente di, eh, di prezzo e lì però si entra in una fascia che parte da, dai 2.000 euro in su. Sì, e vabbè, comunque, quella... Diciamo eh, che è, <ride> è, è per i malati come sottoscritto. Sì, sì no, eh. <ride> però vabbè, fai un nome per chi vuole spendere quei soldi lì. Bah, io mh, per esempio... Uh, il, il volot di flux lab acoustics è un prodotto che viene prodotto un, un amplificatore che è quello che poi utilizzo io viene prodotto in ucraina purtroppo la produzione è un po' discontinua ed è per gli eventi per ovvi, motivi, certo. per ovvi motivi che sappiamo oppure sempre di audio gd eh, l'h9 per esempio che è un amplificatore dual mono bilanciato che rappresenta il loro loro top di gamma siamo intorno ai 2.500 euro, però sono, teniamo, devo precisare che essendo amplificatori in classe A sono amplificatori piuttosto ingombranti, perché parliamo di 43x43 cm, è un peso che oscilla tra i 14 e i 20 kg, quindi Cazzo. sono oggetti che devono essere messi e non più mossi da dove poi vengono utilizzati, certo. non, è, non, è, non sono soluzioni... Di, di metà portatili, portatili sì. o per andare, per andare in giro, quindi eh, sì. dipende poi da, da quanto uno vuole, vuole investire, vuole utilizzare. Dipende anche dalla situazione che ha lo studio, sì, che tipo esatto. di studio è. Se un progetto esatto. studio io faccio le domande bastarde. Cioè... Ah, aspetta, posso farne una io prima? <ride> sì, dimmi, dimmi. Beh, anche perché sono io, sono quello che, che entra a gamba tesa e eh. giustamente mi insultano e. Diciamo che io ho un budget di 800 euro. Mi compro sì. una cuffia da 800 euro o mi compro le Sundara e il Lake People? La seconda che hai detto. Ok, e il resto lo spendo per comprarmi un sistema di correzione di SP. Ok, allora, e... la, la, posso farla Vai. mia? Vai. Esiste secondo te una interfaccia, secondo la tua esperienza, un'interfaccia audio che ha un'uscita cuffie accettabile? Probabilmente sì, parliamo della dell'RME AD2 FS2 Pro, il convertitore della dell'RME che tra l'altro permette anche un, una, una connessione bilanciata da quello che, che ho visto e che so che comunque ha un'adeguata potenza per po fa poter far sì di poterlo utilizzare sia come convertitore di A sia come amplificatore cuffie. Un altro prodotto molto valido che costa meno è l'IFI Micro IDSD ehm, Signature di IFI Audio che prodotto che torne, costa intorno ai 750 euro che funziona sia da DAC che da amplificatore cuffie Viene con, è grande poco più di due pacchetti di sigarette offre 4, 4 watt per canale di sbilanciato e, hm, può essere collegato direttamente in usb a un computer portatile e quel prodotto lì offre secondo me a mio avviso eh, un'ottima qualità per una situazione di mobilità se uno poi vuole spendere qualcosa di più c'è il diablo che offre eh, una componentistica un po' più raffinata e una connessione bilanciata sempre di ifi audio lì siamo intorno ai 900 euro eh, le dimensioni sono più o meno le stesse però lo, lo puoi mettere all'interno di, un, di uno zaino, lo puoi collegare o al tuo computer fisso o al tuo computer portatile e puoi avere un amplificatore, una conversione di, di livello molto molto buono. Questo è molto interessante per chi, sì. per chi lavora in remoto cioè per chi mobilità. deve appunto avere una... Sì, per chi si deve spostare, perché eh, non può stare sì. in studio o sì. è in giro. Sì, molto interessante questo, sì. Quindi invece passando ai software di correzione, secondo la tua esperienza, cosa cambia da uno all'altro? Forse, allora, molto probabilmente è la, la qualità del, della misurazione della, della cuffia. Uh, questo lo dico perché io sono stato, diciamo, testimone di come vengono. Eh, misurate le cuffie eh, da acustica audio, cioè parliamo di un sistema della Grass che da solo costa 16.000 euro, <ride> quindi diciamo eh, non credo che sia un sistema che è stato utilizzato da, da società concorrenti come può essere Sonarworks eh, piuttosto che Realphones ma anche poi andando a vedere la differenza che c'è nella eh, in, 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 che si trovano in internet. Le, nelle, nelle, nella rappresentazione grafica delle risposte in frequenza molto spesso ci sono delle discrepanze tra stessi modelli ehm, nelle misurazioni magari fatte con due, due apparecchiature diverse io ho utilizzato dall'inizio Sonarworks come correzione e CanOpener come sistema di crossfeed e per chi vuole diciamo ehm, iniziare o comunque utilizzare un sistema eh, del genere lo consiglio tranquillamente perché è quello con cui ho lavorato per diverso tempo. Poi ho voluto abbracciare il sistema Sienna eh, perché ho, ho pensato che l'utilizzo anche di una stanza vera e propria potesse essere quel quid in più per poter far sì che uno potesse poi andare a, ad ascoltare il, il proprio prodotto all'interno di diversi ambienti io per esempio quando magari masterizzo le serie tv come test finale utilizzo il cinema che è stato campionato per farsi per sentire proprio come mh, suona il, il prodotto fatto finito all'interno può essere un film o una serie tv con diversi effetti esplosioni eh, crescendo musicali come sarebbe la resa all'interno di una sala cinematografica e quella è un qualcosa che mi può aiutare se poi magari devo lavorare dei generi dove ci sono delle basse molto importanti come ulteriore ascolto posso utilizzare la discoteca che è stata campionata ed è presente in, in Siena proprio per il fatto che sono presenti dei, dei subwoofer e quindi l'estensione in, in basso mi permette di capire determinate cose questo è un po', diciamo, il, uh, ovviamente poi a tutte le, le regolazioni che vengono fornite, perché uno può andare a intervenire sull'equalizzazione, può andare a intervenire sulla distanza che ha rispetto agli speaker, la, larghi, il campo di, di, di azione degli autoparlanti come diciamo angolatura. Quindi sono tutti parametri che poi una volta capiti, una volta assorbiti, a mio avviso costituiscono... Quel qualcosa in più, ma poi io il comune comun denominatore è sempre uno, la traslazione che tu hai, eh sì. il tuo prodotto finito sui diversi sistemi di ascolto. E come ho detto prima, io ho un giudice che valuta, almeno per quanto riguarda il, il prodotto musicale, valuta il mio operato, e quindi se non avessi dei riscontri positivi sia da parte sua sia da parte poi del, del cliente, allora dovrei pensare che c'è qualcosa che non va, ma attenzione, non è che uno debba per forza utilizzare Sienna se no non riesce a fare dei buoni prodotti, questo non è assolutamente vero, allora, è lo stesso discorso che facevamo esatto, prima, che facciamo per prima per sì. le cuffie cioè, se una persona si trova bene con Real phones, o piuttosto che con Sonarworks a cui magari abbina appunto eh, Canopener come Crossfield. Fa solo che bene. Perché poi alla fine quello che conta è il risultato, è il finale, risultato finale. Non come è stato ottenuto, con quali strumenti, eh, come dicono gli americani: it's the ear, not the gear. Esatto. Cioè l'orecchio, non è il, il ferro o la strumentazione con cui tu hai lavorato. Quindi, alla fine, eh, come dico sempre, si tratta innanzitutto di sperimentare, di fare dei test, molti test, molti, molte prove e poi andare ad ascoltare il risultato finale su diversi sistemi di ascolto facendosi un'idea di quello che può essere il, il, il modus operandi del software che stiamo utilizzando cioè se le, se le regolazioni che il software offre se la qualità che il software offre, offre fa per noi oppure no perché non è detto cioè non è detto che poi quello che utilizzo io può andare bene per un'altra persona la, la fortuna è che con la tecnologia di oggi possiamo scegliere tante cose e quindi possiamo uh, divertirci a capire qual è lo strumento migliore per poter lavorare, perché poi alla fine, ripeto, è la traslazione e il risultato qualitativo finale è quello che conta. Quindi sì. io mi sento di, di, di consigliare di provarli tutti finché non si trova quello che eh, fa più al caso vostro. Scusa, una precisazione, Francesco, perché me lo chiedono molto spesso. Se non ho capito male, tu usi ehm, ehm, Sienna solo con la correzione e poi usi... No, 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 no. Usi Io utilizzo direttamente le due, stanze? Oh, no, utilizzo, utilizzo due, due plugin di Sienna. Prima Sienna Guru senza sì. la correzione, okay. con un'unica un stanza che è la, la, la Spitfire... Room, dove sono le BEV 802 con i due subwoofer? Che, che è la stanza di Marco Vannucci di Spitfire Mastering in pratica. Eh, e poi a seguire, dopo Sienna Guru, eh, utilizzo Sienna Reference Pro con la correzione della cuffia che sto utilizzando. Questo è il mio, il mio modus operandi. Okay. Perché poi ho fatto, eh, ho fatto diversi eh, test e confronti anche con eh, un collega. Romano che fa il Mastering ingegneria dove eh, anche lui ha le LCDX e ha fatto dei test dove toglieva e metteva le cuffie. E, e siamo, diciamo, giunti a un risultato per il quale, appunto, mettendo prima Sienna Guru con la, la, la stanza propria scelta e determinate regolazioni, poi a seguire la correzione della risposta in frequenza, si ottenevano i risultati più simili a quelli che è un vero e proprio ascolto dalle casse e devo dire che appunto i suoi suggerimenti o i confronti che io ho avuto con lui alla, poi alla fine si sono uh, rivelati uh, corretti soprattutto per poi quello che era il risultato finale del prodotto sul quale poi si andava a lavorare e quando fai i test quindi sostituisci lo Spitfire con uh, il Cinema esatto, uh, sì esatto, okay. esattamente proprio così esattamente quindi di default usi lo Spitfire e gli altri come riferimento diciamo Esattamente così. Okay, okay. Sono, è, un, è un ulteriore test in più, uh, come potrei dirti, un, un, semplicemente collegando le cuffiette dell'iPhone al telefono e facendo play del file, giusto per uh, così avere un ascolto molto, molto di basso sì, certo. livello, giusto per capire. Però le stanze, eh, come il cinema o la discoteca sono una reference ulteriore una verifica in più che faccio una sorta di coperta di linus di, di sicurezza che, che uno vuo, può avere o vuole avere eh, nel, nell'ascolto di quello che poi ha appena finalizzato o che ha lavorato c'è qui in chat anche Raffaele eh, che ci saluta <ride> ciao saluto, Raffaele so, ciao e... il caro socio Bene, io... Tu hai qualche domanda, Max? No... no, io le ho fatte tutte quelle che mi okay. sembra che abbiamo fatto Leggo... una panoramica molto completa. Leggo qualche domanda qui sì, che sono sì, rimasta indietro. Allora, Studio Caino fa una, secondo me, una bua, bella domanda. Secondo... Dopo quanti anni può esserci un decadimento qualitativo della cuffia? Uh, ma più che un decadimento. Allora, ehm, dei driver, a meno che tu non lavori a volumi. La spacca timpani è difficile. È, è, più, è molto più facile che ci sia un consumo dei pad e che quindi la, la pressione che i pad hanno sul tuo, uh, sulla tua testa o soprattutto quando tu poi li vai a appoggiare, appoggi la cuffia su un portacuffie dove il pad non è libero ma ha una pressione derivante dalla parete su cui è appoggiata, quello potrebbe... Uh, creare un problema perché la pressione che il pad ha sul pozzo a cuffie fa sì che si assottigli la, la, la dimensione quindi cambia anche la distanza che tu hai tra l'orecchio e il driver della cuffia questo modifica la risposta in frequenza della cuffia come anche portare un paio di occhiali con delle stanghette molto spesse potrebbe rappresentare un problema o il, il fatto che il, il pad comincia proprio a perdere pezzi quello si rappresenta un decadimento qualitativo dell'ascolto della cuffia perché si modifica la distanza, l'angolazione del, del, del driver rispetto a quella che è la configurazione originale. E quindi, più che il driver, io mi preoccuperei più della, del decadimento eh, materiale dei pad della cuffia derivanti dal consumo quotidiano, so dalla barba, dalla, dalla, dalla pelle, dal sudore della, della pelle stessa, dal caldo, dal freddo, dall'umido. Quelli sono i fattori di cui mi preoccuperei. E mediamente come periodo si può dare un periodo o dipende appunto dalla, dipende, dal, dipende dalla, dalla sudorazione dipende, della pelle? Da quanto sì, la dipende da, dalla, dalla cuffia, dipende da, sì. da, dalla bontà dei pad, eh, dipende appunto anche dal fatto che io preferisco utilizzare dei porta cuffie dove la cuffia è appoggiata sulla banda superiore sulla poggia testa, diciamo, della, sì. della cuffia e i pad sono liberi, magari uno a contatto con l'altro e non schiacciati su una superficie perché se tu li lasci lì ore e ore e ore si modifica anche la dimensione, lo spessore dei pad e alcuni hanno un, questa sorta di schiuma di memoria che a furia di tenere lì assumono una dimensione diversa da quella che è la dimensione originale, quindi potrebbe cambiare anche il suono. Infatti ci sono diverse... Aziende che propongono dei pad diversi da quelli originali per cuffie come la Sennheiser, Bayer Beyerdynamic. Il problema è uno solo: e quando tu cambi il pad cambia anche il suono e non è più quello originale. Quindi potresti avere dei riferimenti completamente sfasati rispetto a prima, cosa che io appunto non, non, non faccio mai se devo sostituire dei pad, lo faccio solo ed esclusivamente con quelli originali. Quelli originali quindi. quindi... Il discorso è, è, è questo: non tanto dei driver della cuffia, ma quanto dei Pad. Allora, Daniele invece ci chiede: abbiamo già parlato, però magari lo vediamo un po' più nello specifico. Come mm. gestisci correttamente l'immagine stereofonica? Ma lì, eh, allora diciamo che il, eh, ci, sono, ci sono diversi parametri eh, all'interno di Siena Uh, che mi permettono di gestire la distanza dagli autoparlanti, la, la larghezza dell'immagine stereo, e poi alla fine è un qualcosa che si arriva a capire con l'esperienza, con il tempo, non c'è una regola fissa. Lì devi, fa sempre parte dello sperimentare. Del, già il fatto comunque di avere un filtro di CrossFit riduce quell'ascolto a 90 gradi che è il tipico. Uh, con le classiche cuffie dove quello che esce dal canale sinistro arriva solo all'orecchio sinistro e quello che esce dal destro arriva solo all'orecchio destro. È una questione anche di, di esperienza, di test, di prove, eh, di, di fare diverse regolazioni, diversi test, finché secondo me non si trova qualcosa che, fa, uh, che soddisfa in pieno quello che era l'idea originale che avevi in testa e tu me. consigli di ascoltare delle reference in modo da ascoltare da sì, delle reference tesure. assolutamente sì di, di, di fare il classico test dell'ascolto in macchina dell'ascolto sull'impianto casalingo di casa sul classico boombox eh, anche sulle cuffiette delle cuffiette a filo giusto per avere una moltitudine di reference in modo da capire se la direzione presa è corretta oppure no. Tutto qua. Questo è quello che mi, mi sento di, di dire: provare, provare, provare. E l'esperienza su, e comunque sì. il fatto di. 10.000, le famose 10.000 ore. Sì. Sì, come, come un pilota di linea, è la stessa cosa, che deve avere un tot numero di ore per poter poi essere abilitato a pilotare realmente un aereo e non stare più al simulatore. Questo è... Sì. E lì sono le, le decine di ore, centinaia, anzi direi, perché io, poi, vabbè, io sono vent'anni che, che utilizzo le cuffie, quindi comunque un, un minimo qualcosa sono arrivato a capirlo. Però eh, diciamo che... Quello che consiglio a chiunque poi voglia pensare di utilizzare le cuffie come reference principale o come seconda reference di un certo livello è quello di farci l'orecchio, provare, provare, testare eh, senza aver paura di sbagliare, perché poi, alla fine l'esperienza deriva dal numero di errori commessi, e quindi questo poi ti porta a eh, scegliere, prendere delle decisioni che sai, non saranno, che non saranno più sbagliate perché ormai hai capito determinati concetti determinati eh, meccanismi che, che regolano il mondo dell'audio o del personal audio quindi se, se da quello che ho capito che dicevi di prima delle tue prove su sienna e con le lcdx se uno ha già un riferimento con le sue casse nel suo studio e magari vuole avere un sistema portatile per quando va in giro si sposta conviene comunque cercare di replicare quello che sente nel suo sì, studio anche sì. sulle cuffie. Sì, perché so che diversi amici e colleghi l'hanno fatto. Mm, proprio nel momento in cui magari appunto eh, hanno deciso di investire una certa cifra in una cuffia che potesse permettere loro magari di finalizzare il lavoro o di andare a sentire determinate parti dello spettro sonoro che possono essere più critiche o magari non sono perfettamente replicate dal, dalle casse che hanno in studio e quindi si sono trovati all'inizio nella situazione di cercare di replicare in cuffia il più possibile l'ascolto che hanno invece in studio con, con le casse in modo da poter poi avere anche un workflow di lavoro che fosse il più eh, semplice o naturale possibile senza dover stravolgere. Quello che erano abituati a fare con le casse. Questo è un po' il, quello che ho visto fare da diverse, da diverse persone, a cui poi ho consigliato diciamo, determinate cuffie o amplificatori. Va bene, Max, cosa dici? Abbiamo io, io direi che è stata una puntatona. Sì, sì, direi <ride> che è stata veramente una puntatona. Eh, io farei un applauso. Sicuramente. Grazie, <ride> subito perché è, è stata pr praticamente una masterclass che non esiste in rete sulle cuffie e sul loro utilizzo, non esiste né in italiano né in inglese, quindi direi che è, è la cosa migliore che ci sia per la conoscenza del mondo delle cuffie. Eh, 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 ringraziamo ovviamente il nostro relatore. Grazie a voi, veramente gentilissimo. Quindi un, un grandissimo. Cancere. Sì, un grandissimo grazie. Eh, e eh, noi ci vediamo lunedì con un'altra puntatona de, di questo fantastico show sempre su questi canali sempre alle 6 e mezza giovedì con Andy con il live mixing sempre alle sei e mezza sempre su questi canali ringraziamo tutti quelli che sono stati qui fino adesso che spero abbiano apprezzato questa veramente questa super puntatona e io vi auguro buona settimana a tutti. Buona grazie Francesco. Buona serata, grazie. Buona serata, buona settimana a tutti. Non lavorate. Buon troppo, lavoro, ciao. Buoni ascolti. Ciao, ascolti. Ciao, 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 ciao. ciao. ciao.